Allora, iniziamo subito, lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, 16 presenti, 8 assenti più la Presidente, 2 consiglieri sono assenti giustificati e sono Rinaldi e Principato. E gli scrutatori di oggi sono i consiglieri Pompei, Gunnella, Giuliano. Non è giustificato? È arrivato? Ha cambiato idea. Okay. Allora, rettifico, il consigliere Rinaldi non è assente ma presente. Così sembra. Allora, io passerei subito al primo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è un'interrogazione, la numero 40 del 2018, a firma dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Stelitano, Gugliotta, avente ad oggetto superamento la barbuta. Lascio subito la parola agli illustratori. Chi preferisce delle due? Consigliera Vitrotti, ha facoltà di parola. Ora sì, ok. Grazie Presidente, e colleghi consiglieri e Assessore Mammì. L'oggetto dell'interrogazione è il superamento del campo o villaggio attrezzato alla barbuta, non so come preferiamo chiamarlo. Diciamo, nel testo narriamo tutta la storia, che però non sto qui diciamo a ripetere, se non il fatto che si è proceduto al famoso bando, che è stato aggiudicato, perché è stata di fatto solo stata presentata una sola offerta, e quindi tra l'altro dei due lotti che erano stati previsti, appunto solo quello della barbuta è stato quello aggiudicato, e quindi l'Associazione della Croce Rossa Italiana, Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, insomma, si è aggiudicato per l'importo che conosciamo il bando. Diciamo, la domanda che ci siamo posti, e quindi da qui viene la necessità di fare questa interrogazione, è capire a che punto siamo, perché è noto a tutti che soprattutto durante il periodo estivo, ma diciamo, continuano ancora, ho avuto modo di leggere tra l'altro anche un verbale proprio della comunità territoriale del nostro municipio, in cui c'è un'insoddisfazione rispetto a un processo che non si capisce dove sta andando, però in realtà
ci si è concentrati molto ovviamente sul principio di cercare di eliminare il più possibile l'ingresso all'interno del campo di materiali che ovviamente provocano quelli che conosciamo come roghi tossici e sono stati il cuore di questo dibattito. In realtà l'interrogazione invece verte esattamente sulla prospettiva diversa, cioè cercare invece di capire dal bando come si sta andando avanti, e quindi le domande che poniamo sono: qual è stato finora il ruolo del municipio Roma 7 e come sarà coinvolto nelle fasi successive? A quale stato siamo, quindi a quale fase si è arrivati attualmente e se si sta rispettando un cronoprogramma? Se è stato presentato un progetto di inclusione, che poi invece era il cuore della proposta, perché eravamo tutti d'accordo che si doveva andare verso il superamento del campo, ma eravamo tutti d'accordo che occorreva valutare la situazione con attenzione e quindi cercare di avviare un progetto di inclusione di quelle famiglie anche con minori che erano all'interno. E quindi qual è stato il progetto di inclusione da parte di Croce Rossa Italiana al municipio e in cosa consiste questo progetto? Per noi è un'occasione, perché dall'ultimo consiglio che c'è stato su questo tema, che però verteva sui roghi tossici, in realtà non abbiamo più avuto modo di conoscere l'iter, e quindi ovviamente ci vogliamo concentrare su questo. Grazie. Sì, assessore, può rispondere? Sì. Ok. Intanto buongiorno a tutti. Si sente? Così, ok, perfetto. Allora, cercherò di rispondere punto per punto all'interrogazione, anche con un po' di dati. Allora, intanto alla prima domanda: qual è stato finora il ruolo del Municipio Settimo e come sarà coinvolto nelle fasi successive? Allora, il Municipio è stato coinvolto fin dalle prime fasi del progetto, attraverso la partecipazione a tavoli istituzionali insieme con il gabinetto del sindaco, la sindaca, l'ufficio Rom Sinti e Camminanti del Comune di Roma, e con i vari attori che nei vari incontri sono stati coinvolti, quindi dalla polizia locale, alla polizia di Stato, all'AMA o al SIMU per quanto riguarda le bonifiche, e alle scuole quando si è trattato di argomenti inerenti appunto all'inserimento dei minori. Quindi diciamo che il municipio è stato sempre coinvolto, ha sempre partecipato nella persona della Presidente e me in quanto assessore con la delega al sociale agli incontri sia istituzionali che anche non istituzionali che si sono tenuti rispetto a questo tema. Sono stati fatti appunto anche in municipio stesso diversi incontri, ad esempio con la CRI, con la Polizia Locale, con il Dipartimento Politiche Sociali, con il Servizio Sociale Municipale e non ultimo proprio di due giorni fa un incontro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi limitrofi al campo Rom per appunto discutere l'inserimento di alcuni minori in obbligo scolastico. Il municipio ha indicato anche dal punto di vista proprio operativo, ha indicato anche un assistente sociale deputato proprio al quale appunto la CRI può rivolgersi nei momenti in cui ha bisogno di avere informazioni sugli utenti che risiedono nei campi e che sono assistiti dal servizio sociale, e ha messo anche a disposizione, questo di non poca importanza, anche una stanza proprio in ufficio presidenza dove le famiglie possono andare a fare colloqui con la CRI, e quindi diciamo che questo è stato anche un nostro un coinvolgimento anche proprio organizzativo e fattivo. La Presidente Lozzi ha richiesto formale attivazione dell'articolo 309 del Codice Ambientale per la bonifica della Barbuda, essendo appunto la stessa per la questione dei rifiuti una zona a rischio di danno ambientale, quindi si sta organizzando anche lì un controllo, un sopralluogo per valutare la bonifica della Barbuda.
Abbiamo messo a disposizione, anzi la polizia locale ha messo a disposizione due pattuglie, il settimo gruppo ha messo a disposizione due pattuglie fisse al campo per impedire l'ingresso dei furgoni con materiale di risulta, quindi diciamo che siamo sul pezzo sull'argomento, cioè nel senso non siamo dei semplici spettatori di questo progetto che sì è di competenza comunale ma ricade sul nostro territorio. In prima, cioè, diciamo che come municipio stiamo svolgendo un ruolo attivo non solo di partecipazione ma anche di nel favorire appunto l'attuazione del progetto che deve portare alla chiusura entro il 2020. Poi per quanto riguarda io non so quanto tempo ho. 10 minuti, ok. Poi la seconda domanda è a quale fase si è arrivati attualmente, se si sta rispettando il cronoprogramma. Allora dico subito che il cronoprogramma si sta rispettando, e vi parlo un po' di dati in modo che così capite anche tutto il lavoro che si sta facendo sui vari aspetti. Allora, intanto voglio fare una premessa che allora, a febbraio 2017 è stato effettuato dalla SPE un censimento, quindi a inizio del progetto, un censimento sugli abitanti del campo Rom della Barbuta e ne risultavano 596 ospiti. Ad oggi, ad agosto, diciamo, nel campo risultano 453 persone, quindi diciamo che già dall'inizio del progetto ad oggi 143 persone sono uscite dal campo. Questo è un dato anche molto importante, un dato che comunque va segnalato e va evidenziato, perché vuol dire che anche questo progetto ha diciamo in sé mandato anche un messaggio importante, no? Che finalmente si sta prendendo in mano la situazione e si sta procedendo a un lavoro di chiusura. E, ok, ad oggi è stata fatta la mappatura completa di tutti gli abitanti, di tutti gli ospiti del campo, la mappatura del capitale sociale. Come sapete, la mappatura del capitale sociale consiste in una mappatura di quelle che sono le competenze di ogni abitante, quindi le competenze dal punto di vista lavorativo, la situazione sociale, la situazione lavorativa, la situazione, diciamo, quindi tutto il censimento del capitale sociale. Si è in attesa dei riscontri da parte della Guardia di Finanza, che speriamo che arrivino a giorni, per poter poi procedere alla sottoscrizione del patto di responsabilità. Una volta avuto il riscontro da parte della Guardia di Finanza rispetto a questi accertamenti, si potrà procedere alla sottoscrizione, e quindi già abbiamo alcune famiglie, mi diceva la GRI, che sono pronte ad uscire, e quindi una volta firmato il patto di responsabilità si procederà. E poi sul piano della scolarizzazione, a febbraio, quando ha avuto inizio il piano di chiusura, risultavano scolarizzati solo il 47% dei bambini iscritti, dei bambini presenti nel campo. Ad oggi si è arrivato ad un risultato ad una percentuale del 68,5%, quindi in totale mancano ad oggi, neanche è vero perché oggi abbiamo proprio sentito un dirigente scolastico, comunque in teoria mancano 30 bambini da iscrivere nell'obbligo scolastico, però con l'ufficio Rom Sinti e Camminanti e la crisi si è fatto proprio nei giorni scorsi un incontro con i dirigenti scolastici e siamo riusciti ad avere altre adesioni da parte di altre scuole. Già in questi giorni stiamo procedendo all'iscrizione di altri 4 bambini, 2 in prima elementare e 2 in quarta elementare. E la dottoressa Micheli oggi mi ha inviato una comunicazione nella quale ha invitato l'assessore Baldassarre, e per conoscenza c'era anche la sindaca, il ministro dell'istruzione, i dirigenti scolastici e l'ufficio scolastico regionale, per chiedere un ulteriore incontro per poter completare questa fase di iscrizioni. E quindi questo. Poi dal punto di vista invece sanitario si è intervenuti con l'ASL Roma 2, nello specifico con il distretto 7, ad un piano massivo di vaccinazioni, perché come sapete ad oggi per l'iscrizione scolastica è obbligo anche le vaccinazioni, quindi si è proceduti a un piano massivo di vaccinazioni, risultano vaccinati 67 minori e nei prossimi mesi si completerà anche questo
questo aspetto, perché il discorso delle vaccinazioni non include solo Barbuda, ma si sta facendo un piano generale su tutti i campi, quindi nei prossimi mesi questa fase verrà completata. Poi dal punto di vista lavorativo sono state mappate le competenze professionali, sono state avviate collaborazioni con Enel, TIM, Poste Italiane, questo sempre dalla relazione della CRIA, CNA, Cooperativa Sartoria Lucana, Confcommercio, Confcooperative. Si sta lavorando a percorsi formativi ad hoc con la collaborazione di Fondazione Adecco, CIOPS, adesso la sigla non me la ricordo più, e Associazione Italiana Recuperatori Metalli Airmet. Ad oggi è in corso l'inserimento di circa 30 persone e prosegue l'attività formativa, è in attuazione anche il progetto di sviluppo della regolarizzazione delle attività economiche informali, in particolare la raccolta dei materiali ferrosi. Come molti di voi sapranno, loro uno dei lavori che vengono che sono più in voga all'interno degli ospiti del campo è proprio quello del recupero del materiale ferroso. Molti hanno le licenze, altri invece hanno necessità di regolarizzarle. Si sta procedendo proprio in questo senso. Ad oggi circa 68 persone lavorano nei mercati, 26 svolgono attività di recupero materiali ferrosi e 5 hanno fatto richiesta di iscrizione al consorzio Equo. Dal punto di vista abitativo sono state presentate 29 domande ERP. 3 agenzie immobiliari si sono dimostrate disponibili ad un partenariato e si sta proseguendo con il lavoro di mappatura del patrimonio immobiliare. Naturalmente alcune famiglie stanno riuscendo ad uscire dal campo anche in modo indipendente, nel senso che senza necessariamente fare richiesta di alloggio di casa popolare, però per quelle famiglie più fragili si è fatto fare richiesta e si sta procedendo comunque su questo aspetto. Poi invece per quanto riguarda il terzo punto, io in realtà quando dice se è stato presentato un progetto di inclusione da parte di Croce Rossa Italiana al municipio, in che cosa consiste questo progetto, io in realtà avevo capito che faceva riferimento al progetto Include, però mi sembra che forse ho confuso, nel senso perché al municipio è stata presentata una richiesta di partenariato da parte della CRI ad un progetto europeo che prende il nome Include, non era questo il riferimento? Non lo so, perché quando dice progetto di inclusione, Include è uno dei progetti. Se invece fa riferimento a una cosa più generica, le dico che il progetto di inclusione da parte della Croce Rossa Italiana, e che cosa consiste il progetto? In realtà il progetto è il piano di chiusura, cioè è un progetto che è condiviso a livello capitolino e municipale, quindi non è che è stato presentato un altro progetto al municipio, cioè si sta collaborando insieme in quello che è il piano di chiusura dei campi Rom votato in assemblea capitolina, nello specifico quello del bando della Barbuda stesso. Tempo invece, scaduto? Ok, se invece faceva riferimento all'altro. Un minuto solo? No, ok. Sì, un minuto sì. Ok, se invece faceva riferimento al progetto Include, abbiamo rilasciato adesione in quanto appunto la CRI, essendo vincitrice e aggiudicatrice del bando della Barbuda, ha chiesto un partenariato con il municipio, abbiamo rilasciato sia noi che il dipartimento l'adesione al progetto, è un progetto che va contro l'omofobia, contro la xenofobia e riguarda proprio le popolazioni rom, sinti e camminanti, quindi sì, ok. Sì, consigliere Di Rocco. Grazie Presidente, ci riteniamo parzialmente soddisfatti e cercherò di spiegare il perché. Io non mi riferivo al progetto Include, ma mi riferivo al, il bando recita così, progetto di inclusione sociale per persone rom, sinti e camminanti e superamento dei campi rom, la Barbuda e la Monachina, poi abbiamo detto che, quindi abbiamo dato per scontato che l'avvio ovvio del progetto di superamento includesse però un progetto di inclusione sociale, perché che fa esattamente riferimento a tutti quei punti elencati, quindi la scuola, quindi la questione abitativa, la questione sanitaria, al netto delle mappature che stanno facendo gli altri enti come Guardia di Finanza ed altro.
che ci sta, perché è previsto nella strategia europea di inclusione. Perché parzialmente? Perché i numeri però sono bassi, cioè se parliamo di 450 persone che ci sono al momento sul campo, e poi tra l'altro non si capisce perché 150 sono uscite se autonomamente, speriamo che loro hanno trovato una via, ma il progetto di inclusione è esattamente il punto di caduta sul quale noi siamo certi che quel progetto di superamento funziona, che invece almeno al momento, ma siamo all'ingresso del 2019, quindi abbiamo un anno di tempo per poter capire se effettivamente è la strada giusta, con tutte le buone intenzioni e la buona volontà che nessuno mette in dubbio, però è ovvio che quando parliamo di inserimento di 30 persone nel mondo lavorativo, è ovvio che parliamo di un'unità molto, ancora molto bassa, e bisognerebbe capire, forse a metà del 2019, è per questo che facevamo riferimento ad un cronoprogramma preciso, capire anche l'aggiudicatario, il vincitore del bando, quindi che Croce Rossa, che tempi si è dato per poter dire, sono arrivato, che ne so, ad aprile del 2019, per dire che in realtà saranno disponibili ad uscire, oppure sono pronti ad uscire il 50%, il 20%, il 30%. Era per questo che avevo bisogno, diciamo, di avere una tempistica scadenzata molto precisa. Quindi al netto del fatto che probabilmente forse si potrebbe fare di più, per quello che le due pattuglie abbiamo capito che non sono due deterrenti che aiutano a non far entrare purtroppo del materiale all'interno, è una denuncia pubblica che, diciamo, non possiamo che prenderne atto, e forse bisognerebbe trovare un'alternativa. Personalmente non ero neanche d'accordo con l'invasione e con l'esercito, ma è un altro paio di maniche. Quindi questo è stato l'unico modo che noi abbiamo avuto per venire a conoscenza di quello che si sta facendo, e quindi ringraziamo intanto per la risposta che ci ha dato, e magari ritorneremo sul tema, forse con un'altra interrogazione, dove tra qualche tempo vedremo se la situazione è leggermente migliorata oppure... ormai è proprio così qua dentro, oppure se c'è una necessità di intervenire, ma appunto ripeto, siamo quasi al 2019, quindi un anno di tempo ci può dare però la tempistica giusta per fare una valutazione adeguata. Grazie. Sì, allora in realtà io i dati che ho elencato sono una parte del lavoro, naturalmente, cioè molte famiglie, cioè molte situazioni io non sono stata neanche a segnalarle, perché magari già hanno autonomia lavorativa, già sono stati inseriti a livello scolastico, cioè questi sono dati che rispecchiano effettivamente una percentuale, ma non comprende tutto il lavoro che si sta facendo su tutte le famiglie, perché magari alcune non hanno bisogno di un sostegno, di un aiuto nell'aspetto lavorativo, ma magari hanno bisogno sull'aspetto abitativo. Quindi diciamo che sicuramente è un lavoro che è in itinere, nel senso che non è concluso. Adesso con la il punto di snodo sarà la firma dei patti di responsabilità, che potranno avvenire con gli accertamenti delle guardie di finanza. Da lì secondo me ci sarà proprio il momento di svolta nel passaggio. Io comunque, cioè, non, se volete, nel senso, vi posso aggiornare tranquillamente, piano piano che la CRI mi manda anche le relazioni, nel proseguo delle attività che farò di coordinamento, io verrò tranquillamente in aula ad aggiornarvi, perché è importante che comunque tutti noi sappiamo qual è la situazione, perché è giusto anche informare i cittadini, renderli partecipi, e anche voi stessi, visto che viviamo tutti in questo territorio, capire quale sarà, diciamo, l'esito. Io darei fiducia, anche se alcuni risultati possono sembrare bassi, in realtà non lo sono, perché io parlo per esempio della scolarizzazione, essere arrivati a dover inserire nell'obbligo scolastico soltanto 30 bambini non è un risultato da poco, nel senso, calcolando che fino a un anno fa non c'erano bambini che andavano a scuola, cioè, quindi... Certo, non basta, ma siamo solo al primo anno, nel senso, certo, ma voi evitiamo il dialogo, potete tranquillamente, cioè, convocarmi, io sia in commissione che in consiglio sempre disponibile, date fiducia al progetto, perché comunque è un progetto che ha un anno di partenza, quindi è un lavoro che poi in 20 anni non è mai stato fatto, cioè io questo tendo a sottolinearlo, se magari nel tempo ci si fosse occupati anche di queste realtà, forse non si sarebbe arrivati ad una situazione del genere. Diciamo che devo dar
anche merito a questa amministrazione che ha dato un segnale importante su questo tema e sta lavorando, quindi diamo fiducia che in questi altri 2 anni si prosegui e si porti a casa questo risultato, che sarà un risultato spero insomma di tutti. Grazie. Grazie. Okay. Allora possiamo passare al punto successivo. Proposta di deliberazione avente ad oggetto modifica della composizione delle commissioni consigliari permanenti e costituzione della commissione delle pari opportunità. Io non credo ci sia da relazionare, ma quello che spero è che insomma tutti abbiate controllato di essere stati inseriti nelle giuste commissioni. Io insieme agli uffici abbiamo ricontrollato esattamente con le comunicazioni che ci sono state consegnate dai capigruppo e siamo fiduciosi che dopo n spostamenti alla fine abbiamo un quadro che corrisponde a verità. Quindi io direi di passare subito alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Diciamo quanti? Benissimo, 18 favorevoli, quindi viene subito approvata la delibera e votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, concessa. Passiamo al punto successivo, un'altra proposta di deliberazione, anche questa degli uffici, avente ad oggetto la ratifica della surroga del componente del comitato di gestione del CSA di San Giovanni. E per la relazione, consigliera Lazzazzera. Grazie Presidente. Premesso che con delibera dell'AC di Roma Capitale 28 del 13 dicembre 2010 è stato approvato il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, che con deliberazione del Consiglio del Municipio numero 40 del 7/6/2018 è stato eletto il comitato di gestione del CSA San Giovanni, che l'articolo 18 del succitato regolamento definisce le modalità di sostituzione dei componenti del comitato di gestione dei missionari. Considerato che con nota protocollo 2026/31/2018, il signor Platania Salvatore ha presentato le dimissioni dall'incarico di componente del comitato di gestione del CSA San Giovanni. Con nota protocollo 2233/11/2018, il signor Battiocchi Sergio, risultato primo dei non eletti, ha accettato l'incarico di componente del comitato di gestione del CSA San Giovanni, che occorre pertanto procedere alla sostituzione del suo indicato componente del comitato di gestione. Visto il disposto dell'articolo 18 di cui al regolamento sopra menzionato, visto il TUEL, visto il regolamento per il funzionamento dei centri sociali degli anziani, visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente Competente Municipale, riunitasi nella seduta del 9/11/2018, atteso che in data 29 ottobre 2018 il direttore della direzione socio-educativa del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL, approvato con decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il direttore della direzione socio-educativa e la dottoressa Graziano. Atteso che in data 29/10/2018 il direttore del municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31,2(d) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione. Vista la deliberazione di Roma Capitale numero 28 del 13/12/2010, visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione numero 8 del 7 marzo 2013, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera
di ratificare la surroga del signor Bacchiocchi Sergio nel comitato di gestione del Centro Sociale Anziani CSA San Giovanni, approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio 40 del 7 giugno 2018. Leggo i componenti del comitato: Presidente Mancini Giuliana, poi i componenti del comitato di gestione: Sollazzo Renata, Camilli Violetta, Pittiglio Bertario, Santomauro Bartolomeo, Di Rienzo Antonio, Bacchiocchi Sergio. Grazie. Ci sono interventi? No? Dichiarazioni di voto? No? Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa, sì, 20 favorevoli, viene approvata. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Passiamo al punto successivo, proposta di risoluzione d'iniziativa dei consiglieri Vitrotti, Biondo, Gugliotta, Stelitano, avente ad oggetto circolare del Ministro dell'Interno in materia di occupazione arbitraria di immobili. Indirizzi. Ma, ok. Niente. Allora, lascio la parola al relatore. Grazie. Mi sembrava strano il... Allora, grazie Presidente. Sono particolarmente colpita dalla coincidenza con la quale oggi, diciamo, portiamo all'attenzione dell'Aula questa risoluzione, perché come sapete tutti, immagino, questa mattina Roma ha visto un altro sgombero particolare, mi riferisco al Baobab, e devo dire perché sorpresa, perché rispetto alla discussione che c'è stata in commissione la scorsa settimana su questa risoluzione, devo dire che tutte quelle certezze che avevo raccolto e forse anche un po' quel sollievo che avevano cercato di rilasciare i componenti della maggioranza di questa, della commissione, devo dire che invece sono emerse tutte quelle criticità che probabilmente al merito e nel metodo previsto, e anzi previsti da questa circolare, non aiutano e anzi peggiorano una situazione che di fatto dimostra ancora una volta che senza una adeguata concertazione, ma vera, purtroppo tutte quelle occupazioni abusive censite dalla Procura, ne abbiamo inserito anche il numero 105, non si arriva ad una soluzione definitiva e soprattutto ad un superamento del problema, almeno così come viene definito anche da parte di alcuni membri dell'attuale governo. Perché il tema di questa risoluzione? Perché la circolare del Ministero degli Interni, sì, rivolta ai prefetti, ma abbiamo già visto che, diciamo, nella sua figura ovviamente i sindaci delle città sono quelli che sono i primi ad essere interessati da tale circolare, ha la volontà esplicita di accelerare in tema di sgomberi di tutte quelle occupazioni abusive che in un certo qual modo sono ferme da diverso tempo e che appunto a parere del Ministero necessitano invece di un'accelerazione. Quello che è successo stamattina, dicevo, perché non mi torna? Perché, diciamo, la tesi è stata, ma diciamo, questa risoluzione di fatto è superata, perché di fatto noi già ci comportiamo così, cioè già c'è un tavolo in cui già siede il sindaco e quello che prevede la normativa vigente, che leggo, concertazione nell'ambito del Comitato Metropolitano per la Sicurezza Urbana per programmare gli sgomberi tra prefettura, comune, regione e forze dell'ordine,
individuando misure alternative. Oggi noi abbiamo 150 famiglie che su Roma non sanno dove andare. Allora mi chiedo, dov'è questa concertazione che già esiste? E soprattutto mi chiedo, ma alla luce di questa circolare non andremo ad accelerare un processo che probabilmente espone la città di Roma, come è già successo, ci è capitato nel nostro municipio, lo sgombero dello stabile di via Quinta Valle, qui a due passi dal municipio, ha portato mesi e mesi persone a sostare senza un minimo di dignità umana sotto i portici di Santi Apostoli. È questa l'individuazione delle misure alternative, perché se è questo, questa circolare non fa che peggiorare la situazione. Ma c'è di più: la preoccupazione di questa circolare, devo dire che è stata confermata anche dall'audizione che abbiamo avuto in commissione, è stata quella di far ricadere sugli enti locali tutte quelle difficoltà di gestione che già ci sono. Ma c'è un però che è specifico per il nostro municipio. Come ha avuto modo di riferire l'assistente sociale presente alla discussione, il modello del settimo municipio che si segue da sempre, non da oggi o da due anni, che si segue da sempre, è stato riconosciuto come un modello forte dal punto di vista della risposta al disagio abitativo. È molto complicato, perché è molto lungo, perché si procede con una valutazione caso per caso e non si fa di tutta un'erba un fascio, ma si va in una direzione che è quella di propria di un assistente sociale, di voler aiutare chi è in una situazione di disagio, al netto e senza distinzione di razza, colore, status, insomma, cercando di prendere in carico una situazione. Ma c'è di più: ci hanno specificato che molte volte sono gli stessi comitati che entrano in contatto con l'amministrazione, cioè c'è un rapporto di fiducia che si svolge in maniera automatica, ma non con, diciamo, oggi come prevede la circolare, saranno gli assistenti sociali che dovranno andare all'interno del campo, scusate, campo, all'interno degli stabili per fare delle verifiche delle condizioni di disagio, per incaricandoli di censire, di verificare il titolo di permanenza sul territorio. Non è specificato che questa cosa la farà la Guardia di Finanza o la farà qualcun altro, è specificato che qualcuno lo dovrà fare. Questo comporta addirittura che il Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali scrive una lettera, qualcuno dice per buttare le mani avanti, non lo so perché non siamo, diciamo, in grado di pensare nella testa degli altri, e quindi prendiamo atto che oggi c'è una forte preoccupazione anche rispetto a questo, cioè oggi l'assistente sociale è chiamato a fare un ruolo che non le compete di fatto, se non quello che stanno facendo esattamente gli assistenti sociali del nostro territorio, che sono altrettanto preoccupati rispetto a questa circolare. Quindi non devono svolgere un'azione di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, e non è vero che non sono chiamati a farlo, perché se leggiamo bene la circolare a questo si tende. In più, quello che veramente preoccupa è che siamo, lo abbiamo detto, anche in una situazione in cui il personale, sappiamo, le risorse umane purtroppo sono quelle che sono, e quindi siamo in una difficoltà oggettiva anche da questo punto di vista. In realtà io vorrei andare diretta, così lascio il tempo alla discussione, per concentrarci sui punti di questa risoluzione e su quello che noi chiediamo, che sono, diciamo, cose di buonsenso, anche vista la situazione di oggi, che forse magari un ripensamento hanno fatto anche venire, perché se pensiamo che a pochi mesi di distanza da quello che è capitato a via Quinta Valle siamo di nuovo nella stessa situazione, credo che forse noi dovremmo riflettere che questa situazione potrebbe solo che peggiorare. Che cosa chiediamo? Chiediamo di rappresentare alla sindaca e alla giunta capitolina la necessità di mantenere le modalità di concertazione e programmazione degli sgomberi previsti dalla normativa vigente, quindi ribadisco, cercare esattamente quelle misure alternative, a partire da quelli inderogabili per motivi di sicurezza pubblica e di tutela degli stessi occupanti, cioè dove ci sono delle questioni oggettive occorre intervenire, cercando lì sì di accelerare, ma sempre tenendo presente che non risolveremo il problema spostandolo da uno stabile, che è in una situazione particolarmente complicata, alla strada. Tra l'altro negli anni io non ero presente, ma qualcuno che sedeva in questo consiglio si ricorda bene che cosa successe quando fu fatta una roba simile dall'allora sindaco Alemanno con il casilino
900. Mi ricordo che qualcuno testimoniò di persone che giravano per tutto il municipio senza neanche avere una misura di accoglienza, se non spontanea e volontaria da parte dell'allora amministrazione e della cittadinanza. Chiuso parentesi. A rinforzare le misure strutturali di politica dell'abitare per rendere effettivo il diritto alla casa per tutti i cittadini italiani e stranieri che ne abbiano diritto e per rinforzare le misure di assistenza abitativa per le situazioni emergenziali e transitorie. Implementare quella collaborazione con la Regione Lazio che di fatto questa amministrazione chiede sempre. Cioè, ma invece di andare ogni volta a strillare, perché la Regione non fa il suo, che poi se non ricordo male, lo dico giusto per la risoluzione, al caso di via Quinta Valle la trova la Regione Lazio e non lo trova il Comune di Roma, però forse magari sedere a quel tavolo insieme e prima potrebbe aiutare all'accesso alle risorse e alle sinergie da mettere in campo per rendere efficaci ed efficienti le misure di contrasto all'emergenza abitativa. A difendere da un utilizzo improprio e rischioso gli assistenti sociali dipendenti del Comune di Roma, perché abbiamo capito anche in sede di discussione in commissione che sono una risorsa che noi non ci possiamo permettere di né strumentalizzare, come diciamo più ci piace, ma soprattutto dobbiamo difendere, soprattutto se il nostro modello è stato riconosciuto come un modello vincente e è entrato a far parte di quei modelli che si sono presi ad esempio all'interno di una cabina di regia presente in Campidoglio. E quindi difendere da questo utilizzo improprio e rischioso gli assistenti sociali dipendenti del Comune di Roma, anche a partire da quello che ha detto il Presidente degli Ordini degli Psicologi, perché non è che possiamo far finta che le cose non ci vengono dette quando ci vengono anche presentate in assemblee come quelle pubbliche, come le commissioni, che svolgono con impegno e dedizione un lavoro dedicato di aiuto ai cittadini, specie per quelli più fragili, spesso in condizioni di difficoltà organizzativa, sovraccarico di lavoro e carenza di organico. Ora è ovvio che al netto della polemica politica che poco ci interessa, ma è ovvio che diciamo, la situazione è grave da tutti i punti di vista, e se pensiamo che c'è un elenco in cui al momento non ci sono degli immobili che riguardano il nostro municipio, ma per esempio c'è la situazione di via Nagnina che è sotto osservazione, su via Tuscolana anche si sta facendo un intervento e ci potrebbero essere delle azioni in tal senso, io penso che noi dobbiamo invece cercare di limitare il più possibile i danni di questa circolare e rientrare diciamo, in una normale situazione di gestione in cui tutti gli enti preposti fanno il loro compito, senza accelerazioni, perché questo rischia di portare agli esiti che conosciamo. Concludo dicendo che questa risoluzione ovviamente ha un eco cittadino ed è per questo che gli altri municipi, per esempio il 12° municipio, si è si è reso conto della giustezza e della preoccupazione anche che c'era nel loro territorio e quindi ha deciso di votarlo, e questo si sta facendo anche in altre realtà, perché è ovvio che la voce delle istituzioni di prossimità non può essere subalterna o non può essere silente rispetto a tutto quello che ci viene calato dall'alto, anche se questo, soprattutto questo, riguarda persone. Quindi cerchiamo di tornare anche umani quando di fronte a una circolare o di fronte a delle misure prese per pubblica sicurezza invece rischiamo di mettere la testa sotto al tappeto e non garantiamo quei diritti minimi di vita delle persone. Sono sempre persone che hanno bisogno. Quindi diciamo, l'impegno che chiediamo con questo atto è chiaro e mi auguro che ci sia un accoglimento da parte dell'Aula. Grazie. Altri interventi? Tosatti? Questo è un argomento davvero delicato perché coinvolge persone bisognose, perché coinvolge nuclei familiari in condizioni di disagio sociale, e proprio per questo ci saremmo aspettati che questo argomento fosse trattato con sensibilità più che per delle prese di posizioni ideologiche o elettorali. Purtroppo già da come è stata compilata questa risoluzione, io evinco una,
grande superficialità, cioè sembra quasi da comizio, nel premesso, in vista, non vengono citate le leggi, la legge numero 14 del 2017 sulla sicurezza che istituisce il Comitato Metropolitano, questa circolare Salvini, viene definita circolare Salvini, non ci vuole niente a dire, la circolare del gabinetto del Ministro dell'Interno numero tal dei tali del, che magari a tale pagina oppure la legge che a tale articolo, no, niente, non c'è, soltanto una chiacchierata in cui la circolare Salvini, per esempio, attribuisce impropriamente agli assistenti sociali degli enti locali compiti di agente di pubblica sicurezza. Questo forse se la facevamo insieme l'avremmo fatta meglio, perché non è vero, non è assolutamente, non c'è nessuna lettera, infatti non citate nessun paragrafo, nessun articolo di legge né di questa circolare in cui si dice che gli assistenti sociali devono avere compiti di pubblica sicurezza. Ma quando mai? Cioè ci ribelleremmo tutti quanti a questa ipotesi, o addirittura che debba fare dei controlli immobiliari o finanziari? No. Quello che è vero è che già la legge, in parte la legge dell'81, ribadito anche nel decreto poi convertito in legge dell'anno passato sulla sicurezza, attribuisce, è vero, al comitato metropolitano che è presieduto dal sindaco della provincia o dell'area metropolitana, e quindi agli strumenti dell'ente locale, che sono quindi i servizi sociali, un compito di regia per ravvisare, per accertare tutte le condizioni di bisogno a cui bisogna dare una risposta, una risposta prima di uno sgombero, ovvio, cioè non è che prima si fa lo sgombero e poi si fanno le verifiche. Quello che si chiede, quello che si dice, quello che si ribadisce sia nella legge dell'anno scorso sia in questa circolare, che non aggiunge niente, assolutamente niente, alla legge del capo di gabinetto del Ministero degli Interni, non so quindi come mai venga chiamata Salvini. Sì, sarà stato incaricato, anche se io me la sono letta molto bene, quindi il dottor Piantedosi, diciamo, fa delle specifiche e incoraggia quindi a trovare tutte le sinergie tra gli enti interessati, che sia Guardia di Finanza, che sia Polizia Locale, che sia Autorità di Pubblica Sicurezza, per fare quei controlli, per arrivare a rappresentare, a evidenziare, a essere sicuri dei bisogni degli occupanti, e quindi eventualmente procedere agli sgomberi. Gli sgomberi che dovranno avvenire secondo queste leggi, osservando anche ovviamente bisogni anche soltanto di una parte delle persone che si vanno a sgomberare, e quindi trovare innanzitutto le soluzioni. Qua non si parla di accelerare fino a buttare la gente per strada, né si parla di assistenti sociali che debbano fare l'agente di pubblica sicurezza. Assolutamente, non l'ho riscontrato in nessuna fonte giuridica. Quello che è vero e che è molto importante è che il personale degli enti locali, nel caso gli assistenti sociali, i servizi sociali di Roma Capitale, che tanto già si prodigano per ogni evenienza per svolgere il loro compito, sono sotto di organico, e anche una piccola cosa in più, come potrebbe essere questa regia, quindi chiamare la Guardia di Finanza, chiamare la Pubblica Sicurezza, convocare dei tavoli, rappresentare, sono degli aggravamenti che poi potrebbero pesare sugli altri compiti istituzionali che già stanno svolgendo meritoriamente. Per cui ho trovato molto giusto l'ultimo risolve, in cui si parla di difendere
da un utilizzo improprio, questo non c'è, è rischioso, non c'è bisogno, perché ovviamente cioè, non è né improprio né rischioso in quanto sarebbero loro stessi a coordinare gli interventi, che svolgono con impegno e dedizione già un lavoro dedicato di aiuto, delicato di aiuto ai cittadini, specie quelli più fragili, e con sovraccarico di lavoro e carenza di organico. Per cui assolutamente non vedo nessuna necessità di farla addirittura questa risoluzione, non capisco come, come si possa proporre un qualcosa che già la legge prevede. Ovviamente si spera e si dovrà agire per l'incremento dell'organico che preposto ai servizi sociali. Grazie. Interventi? Consigliere Giuliano e poi il consigliere Ciancio, me lo scrivo. E poi il consigliere Toti. Allora, grazie Presidente. Sarebbe da dire il consigliere Dosatti uno di noi, come l'altra volta era Rinaldi uno di noi. E quindi, però non ci abbiamo il cartello, quindi lo diciamo a voce, no? Dosatti uno di noi. Nel senso che il consigliere ha provato a mettere in evidenza l'effettiva non necessità di questa risoluzione. Però effettivamente nei minuti che mi spettano vorrei solo ed esclusivamente intervenire dal punto di vista politico, non amministrativo ovviamente, perché poi alla fine, secondo il mio modesto parere, è un'azione politica che chi conosce questo mondo e da dove parte, da dove arriva, è normale che di amministrativo a ben poco neanche la circolare può, diciamo, risolvere, ma è solo ed esclusivamente politico. Perché? Perché quando prendo spunto da questa risoluzione che dice che Roma Capitale non si è dotata negli anni di politiche abitative o dell'abitare efficaci ed efficienti, e che le stesse misure di assistenza alloggiativa temporanea non sono sufficienti in termini quantitativi e qualitativi ad affrontare le situazioni problematiche in atto. Beh, io pensavo che chi scrive in una situazione di questo tipo avesse avuto l'accortezza di non mettere queste tre righe. Perché tutto il resto, come si dice, no? È bello, fatto bene, come il Marchese del Grillo, bella la panca, bello l'armadio, ma io non te pago. Cioè, bello tutto, ma queste tre righe mettono in evidenza la situazione politica di chi in questi 15 anni, 20 anni non ha fatto nulla per le politiche abitative. Ma infatti abbiamo da mettere in piedi 1, 2, 3, 4, 5 sindaci, quindi da Rutelli, da Veltroni, da Alemanno, Marino e la stessa Raggi, che dopo 2 anni e mezzo su questo tema non è riuscita a dare delle risposte. Ora, dire appunto che Roma non si è dotata di politiche abitative è come farsi un autogol, no? Quindi sai, mi tiro nella mia stessa porta e faccio centro, perché significa che nessuno ha voluto mai risolvere un problema di questo tipo, e quindi lasciare ovviamente a chi di dovere, e quindi alle associazioni, ai comitati dell'abitare, no? A fare la politica su questo versante. Ma infatti, se entriamo nel merito, non dico Rutelli, ma Veltroni, è ancora in vigore la delibera del Comune di Roma, dove una percentuale di circa il 20-25% fosse a vantaggio di chi occupava. Quindi, per quanto riguarda le liste d'attesa, quindi le case popolari, quindi le case del Comune di Roma e quelle del patrimonio ERP oggi ATER, erano, diciamo, a disposizione, ma una percentuale del circa il 25% era da considerare, da dare a chi aveva fatto le occupazioni. Quindi questo perché? Perché Veltroni aveva riconosciuto il metodo politico, quindi dell'occupazione.
Ma questo sbaglio, che Veltroni non ha fatto uno sbaglio così a caso, cioè Veltroni ha solo fatto quello che politicamente significa mettere la polvere sotto al tappeto, cioè ha tamponato questa situazione, ha fatto un bando per 5 CAT a Roma, e un CAT ce l'abbiamo qui da noi, che se non sapete come funziona è facile informarsi. Questo CAT fatto da privati, quindi chi aveva una struttura disponibile la metteva al bando, ha vinto, ha preso in questo caso 2 milioni e 100 l'anno per 12 anni, incorporato, quando tu compri una macchina con gli optional, incorporato il cambio di destinazione d'uso accertato, cioè al fine dell'alloggiamento ti davano il cambio di destinazione d'uso al recettivo, così almeno tu riuscivi ad avere una struttura con un altro valore. Dopodiché, sempre per dare risposta a chi ne ha fatto politica, no a chi ne aveva bisogno le case, a chi ne ha fatto politica su questo territorio a Roma delle politiche abitative, ha dato i servizi alle stesse persone che stavano lì, che in cooperativa o in qualche modo organizzativo gestivano i servizi, 200 e passa mila euro l'anno, sempre per 12 anni. Ora, se questa è la risposta ufficiale, definitiva, a un problema di Roma, ci accorgiamo che pure Stevie Wonder non se n'è accorto di questo passaggio, è ovvio, perché comunque sia era una cosa che era buttata lì tanto per tamponare, tanto per dare una sorta di agibilità politica al problema. Ma la situazione che oggi comunque ci troviamo poi a verificare, che questi sgomberi devono essere effettuati tramite una programmazione, una concertazione, predisporre efficaci soluzioni alternative, per l'amor di Dio, su persone inermi, povere e prive di prospettive lavorative e abitative. Voglio dire, se fossero tutte queste le persone che oggi hanno utilizzato questo strumento, non sono solo loro, ma ci sono anche un altro tipo di casistica, che sono quelle delle morosità incolpevoli, cioè nel senso cadono un po' tutti in questa percentuale di problema di alloggio a Roma, quindi delle politiche abitative, perché le stesse concessioni, le stessi contratti che non sono stati firmati dagli enti, perché sono passati nel frattempo fondi, ok, quindi è cambiato tutto il meccanismo, quindi che sono fondi privati che devono comunque ottimizzare col patrimonio, e quindi le case che potevano andare a riscatto a 40, 50, 60 mila euro sono schizzate a 150, 200 mila, quasi a prezzi di mercato. Ma questo è stato permesso, quindi qualcuno politicamente in questi 5 assessori, sindaci, non ha permesso la risoluzione volutamente. Questo è il mio modestissimo parere, per l'amor di Dio, ma è un parere di chi comunque si è trovato a verificare la situazione della politica dell'abitare a Roma in questi 10-15 anni. Ora, fare una risoluzione di questo tipo fine a se stessa, come qualcuno diceva, con tutto un meccanismo, perché adesso un ministro degli interni si sia svegliato nel poter comunque provare a dare una risposta di questo tipo e anche a prendere degli applausi facili, per l'amor di Dio, certo che dà fastidio, andrebbe non solo proclamato così in modo veloce, ma andrebbe comunque analizzata la situazione con un po' più di calma, questo sì, con un po' più di concretezza, un po' più di certezza in quello che si fa. Però è certo che non possiamo permettere che comunque sia, cioè succeda davanti ai nostri occhi, che qualcuno possa occupare una situazione pubblica o privata e tutto rimane com'è. E non è impensabile, perché comunque sia, cioè parliamo sempre della tutela della proprietà, e quindi se questo succede poi dopo non possiamo comunque pretendere che ci siano il rispetto delle regole, no? E del convivere comune. Allora Marino ha provato a dire qualcosa di diverso, il penultimo sindaco ha detto facciamo che vengano superati questi CAT, togliamo questi 30 milioni da queste spese e cerchiamo di programmare qualcosa. È normale che poi l'hanno impallinato, perché solo alla modifica di tutto ciò, creando un problema non indifferente, è normale che la risposta non si è trovata e non si è voluta trovare. Ma
Non voglio neanche entrare nel merito del risolve, perché ovviamente l'ho segnato per motivi di sicurezza pubblica e tutela degli stessi occupanti, quindi voglio dire, i motivi di sicurezza pubblica secondo me sono talmente importanti che proprio per rispetto delle regole e della legalità bisognerebbe che questo avvenga. A rinforzare le politiche strutturali di politica dell'abitare per rendere effettivo il diritto alla casa per tutti i cittadini alieni e stranieri che ne abbiano diritto, e per rinforzare le misure di assistenza abitativa per le situazioni emergenziali e transitorie. Queste altre tre righe, sommate a quelle sopra del considerato, diventano sei, che fanno la differenza. Quindi so che mi dice che il tempo sta finendo. Pensavo di aver parlato di meno della consigliera che mi ha preceduto. Comunque, chiudo dicendo che queste sei righe diventano veramente l'antitesi a questa risoluzione, perché dicono tutto e il contrario di quello che si vorrebbe chiedere, cioè quello che non è stato fatto in 10 anni si vorrebbe che oggi venga messo in evidenza. Chiudo dicendo che, parlando in una trasmissione con personaggi appunto del Partito Democratico e del LEU, e si parlava appunto di politiche abitative, Nel fare una proposta che ha trovato d'accordo anche il responsabile delle politiche abitative del PD, Trombetta, che diceva appunto, a quale io dicevo, di mettere un'agenzia dell'affitto. Cioè l'unico modo per cercare in poco tempo, in un quinquennio, di poter dare una risposta che possa arrivare intorno al 50% è quello di risolvere i contratti degli affitti, perché comunque lì dentro c'è una percentuale per la morosità incolpevole, che è colpevole pure chi può pagarla, ma diventa abusivo perché non c'è il contratto. Ma di fare un ragionamento che invece di darlo alle agenzie, quindi immobiliari, no? La possibilità di trovare degli appartamenti per, ok? Di farsi carico l'amministrazione comunale, di fare proprio un'agenzia dell'affitto dove possa fare un bando e reperire tramite agenzie immobiliari, tramite fondi immobiliari, tramite immobiliaristi o privati che hanno per eredità 1, 2, 3, 4, 5 appartamenti, mettere a bando la possibilità di reperire quindi alloggi da dare in affitto, per poi utilizzare il famosissimo, per essere veloci, buono casa, che verrebbe rimodulato diversamente, e quindi è l'amministrazione comunale che dà l'appartamento alla persona che ha bisogno e quindi va ad assorbire la lista, ok? Quindi a smuovere le liste d'attesa, gli chiede appunto l'ISE per dire tu come stai nella situazione patrimoniale e quello che puoi dare, e la differenza ce la mette l'amministrazione comunale. Io penso che con la garanzia del comune e con l'intervento della regione, perché vedrete che in questi giorni la regione Lazio si muoverà su questo. 2 minuti oltre. Grazie, poi non parlo più, me ne vado proprio così, stiamo a pari. No, deve smettere. Che comunque per la Regione Lazio interverrà per dare dei fondi su questo problema, e quindi l'amministrazione comunale dovrebbe essere pronta a prendere anche dei suggerimenti regionali o dei fondi regionali per poter fare questo bando e finalmente si possa comunque mettere mano a un problema, se si ha la volontà, tramite l'amministrazione, e tutti sarebbero garantiti, perché se l'amministrazione dà gli alloggi e poi dopo comunque non vengono ridati, sempre l'amministrazione è responsabile e il singolo proprietario non ha nessun tipo di problema. Questo succede a Londra, a Parigi e a Berlino. Grazie. Consigliere Ciancio, a facoltà di parola. Grazie Presidente. Cari consiglieri, noi abbiamo fatto una discussione abbastanza, come dire, forte in commissione rispetto a questa risoluzione presentata dal Partito Democratico, e mi sono permesso di dire in quell'occasione che il risolve si può schematizzare in 3 punti fondamentali, ma tutto parte da una considerazione molto importante, che è quella, la posizione chiave: prima si fa lo sgombero e poi si provvede con l'attivare i servizi sociali, oppure facciamo gli sgomberi tout court e poi provvederanno i servizi sociali, perché in effetti la circolare recita puntualmente questo. Per quanto devo dire subito e restituire al mittente quello che il consigliere che mi ha preceduto della maggioranza ha asserito,
superficialità da comizio. La circolare Salvini, una chiacchierata, parla insieme, si faccia meglio, si poteva fare insieme meglio a tutti noi. Io ho provato in commissione, lei c'era Presidente, a sintetizzare anche in punti più chiari il risolve, però ho visto una chiusura netta rispetto ai problemi che si evidenziano comunque, perché per quanto ideologicamente si possono asserire tutte le dichiarazioni che ho sentito, poi di fatto il problema resta, quindi scaricheranno su Roma i problemi sociali, che è inequivocabile. Fatto lo sgombero, comunque Roma si tiene il problema e dovrà risolverlo. Quindi, siccome io ho citato in commissione quel buon auspicio quando è venuto in visita il prefetto, in cui ha asserito chiaramente che le disposizioni prevedono che prima il comune, gli assistenti sociali trovano una soluzione e poi si può attuare uno sgombero, diversamente il problema rimane. Tanto è vero che nella stessa circolare ai prefetti quindi incombe l'onore di attendere agli sgomberi con la dovuta tempestività, rinunciando alla fase successiva, quindi rinviando alla fase successiva tutte le altre valutazioni. Ma io dico, se si vuole risolvere qualche problema è il caso di fare le cose gradualmente, prima trovare subito la soluzione e poi restituire al legittimo proprietario l'immobile occupato. Qualcuno dimentica poi, io lo devo dire, effettivamente un problema c'è, no? C'è una sentenza che ha condannato il Ministero degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento di 28 milioni di rimborsi proprio per un immobile occupato da 9 anni che non veniva restituito. Ma a fronte di un peso economico così, per fare celere, o è che possiamo buttare il bambino con l'acqua sporca? Quindi io ritengo che il lavoro che rimarcava in commissione, da fare in commissione il consigliere della maggioranza, asserendo che comunque il comune sta facendo già questo, si sta operando in questo modo, quindi sintetizziamo in 3 punti il risolve, l'ho detto in commissione e lo ridico in aula: mantenere le modalità di concertazione e programmazione, è giusto, è fondamentale fare un minimo di programmazione su quello che c'è e come bisogna fare. Attualmente sulle politiche abitative abbiamo avuto un buco di circa 12 mesi all'inizio della consigliatura, poi è arrivata l'assessore alla Castiglione che da poco gli è stata data la delega. Rinforzare le misure strutturali per le politiche abitative, cioè voglio dire, non capisco perché un atto siffatto preclude un impegno da parte di una maggioranza a rispondere. Assolutamente, io da quello che ho notato in commissione è che mi sembra che la linea c'è, nel senso si vuole fare questo, e allora qual è il motivo per cui non si può approvare un atto siffatto? Cosa dice di diverso rispetto a quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione? L'ultimo, implementare la collaborazione tra Regione Lazio e Comune. Cioè, voglio dire, io l'ho ridetto 2-3 volte in commissione, qualcuno pensava che il sindaco non c'entrava nulla, ho dovuto ricordare che il sindaco è ufficiale di governo e si sedeva comunque al tavolo di concertazione, quindi si può anticipare un passo rispetto a questa circolare subdola. È un po', come dire, come quando entra a gamba tesa perché deve riparare forse a qualche errore fatto da chi doveva provvedere a emanare qualche provvedimento prima della sentenza. Cioè, io dico, il Comune di Roma, l'amministrazione, i servizi sociali che abbiamo sono in grado di fare una panoramica, uno studio preventivo, non possono essere chiamati nel momento in cui lo sgombero viene già realizzato, diventa tardivo. Proprio per questo
pensavo di aver trovato insieme ai componenti della commissione, invece un voto così repentino ha detto no a un atto che va nella direzione di trattare questo aspetto in modo diverso, senza scaricare il problema successivamente comunque sui cittadini, e questa ne è l'esempio. Nell'esempio che abbiamo visto anche con lo sgombero che si è verificato oggi. Io non so veramente se non si programma una piena puntualità nel sistemare queste problematiche, dove si possa andare a finire. Poi arrivano qua al municipio e diventano problemi. Questi sono i cittadini che fanno le occupazioni. Io penso che non ci siano più i tempi, però il pensiero rimane e la preoccupazione di moltissimi cittadini rimane, non solo per quelli che vengono sgomberati, ma soprattutto per la collettività, che dovrà proprio caricarsi di alcuni problemi che potrebbero essere semplicemente risolti in modo semplice se si privilegiasse invece della forza un'azione di concertazione, come del resto il tavolo lo prevede. Grazie. Mi ero segnata anche il consigliere Toti, aveva chiesto di parlare? Oh, ok, mi sembrava di aver visto la richiesta. Sì, io penso che quello che dobbiamo ribadire in maniera forte è il rispetto della legge, il rispetto della legge che vieta le occupazioni, rispetto della legge che vieta le occupazioni e rispetto anche del diritto di coloro che regolarmente hanno fatto domanda per la casa, che partecipano perciò alla graduatoria, che aspettano da decine di anni di avere una propria abitazione e, come si è detto in precedenza dall'amico del centrodestra, purtroppo nel passato c'era il discorso anche addirittura del doppio canale, che permetteva a persone in una condivisione fra sindaco, maggioranza di sinistra del Comune di Roma e occupanti di attraversare, andare attraverso un canale privilegiato, diciamo, ad avere possibilità di avere un'abitazione senza per me meritarsela, perché magari erano cittadini che avevano occupato e perciò erano andato contro la legge e venivano privilegiati rispetto ad altri, come ho detto, che magari aspettavano da anni la casa e avevano rispettato la legge, perché avevano partecipato a una graduatoria, si erano messo in attesa con anche sofferenza, perché si trovavano in una situazione difficile, però rispettando la legge hanno fatto domanda al Comune di Roma, alla Regione Lazio, attraverso l'ATER, attraverso l'ERP, le casse del Comune, per avere legalmente una casa. Perciò distinguiamo fra legalità e illegalità. Legalità è coloro che accedono e prendono la casa attraverso graduatoria, cioè attraverso la legge, e altri che occupano e vogliono una casa. Diverso è il discorso dell'emergenza abitativa. È chiaro, l'emergenza abitativa è uno sforzo che deve fare sia il discorso nazionale, sia il discorso regionale, sia il discorso cittadino di Roma Capitale, che devono dare una risposta rispetto a quello che è l'emergenza, rispetto a quello che è la casa, rispetto a quelle che sono le esigenze abitative della popolazione italiana. Questo senz'altro. Io ricordo, sono più anziano di voi, lo sforzo che fece Fanfani con il discorso della casa, quando furono costruite migliaia e migliaia di case e si è dato una risposta a un'Italia che viveva un momento difficile del dopoguerra, e voglio dire, ma anche adesso ci sono esigenze similari rispetto a questo, perciò uno sforzo da parte del governo dovrebbe essere fatto rispetto a questa esigenza fondamentale
che hanno i cittadini italiani, specie quelli che si trovano in difficoltà e che rispettano la legge e che non fanno occupazione. Ma anche rispetto al discorso dell'occupazione, diciamo che c'è un discorso di censimento che deve fare il, in questo caso Roma Capitale, rispetto ai soggetti fragili, ai disabili, gli anziani, i bambini, le mamme che hanno chiaramente occupato illegalmente, diciamo, questa casa, però hanno bisogno di assistenza comunque, e rispetto a questo mi sembra che ci sia una volontà. Certamente questo discorso va fatto con una certa velocità per far finire le 105 occupazioni in Roma, però è chiaro che è necessario un rispetto della fragilità e queste persone non possono andare in mezzo alla strada e devono avere una situazione e devono avere la possibilità di usufruire chiaramente in modo del tutto transitorio fino a che avranno la possibilità di dare, ecco, in una situazione emergenziale una situazione di diciamo di sollievo. Ma rispetto a quello che io leggo qui, quando dice di risolve di impegnare la Presidente, dico, qui parliamo di autogolle, ma non solo di autogolle, cioè rispetto all'emergenza abitativa nel Comune di Roma si sono fatti notevoli errori, ma tantissimi rispetto a questo, e perciò voglio dire le responsabilità sono anche, ma io dico soprattutto, di coloro che hanno presentato oggi questa risoluzione, questa proposta, che voglio dire sono coloro che hanno governato e che non hanno dato una risposta sufficiente rispetto a quello che poteva essere l'emergenza abitativa nel Comune di Roma. Perciò, ecco, io direi che comunque anche il discorso che era l'ultimo punto della proposta che ci viene oggi sottoposta, quella appunto della circolare del Ministero degli Interni, questa risoluzione, quando si parla di assistenze sociali devono partecipare al censimento del disagio, al censimento della fragilità presente, questo è il ruolo delle assistenze sociali. Se poi assistenze sociali danno un contributo rispetto a questo, a me mi sembra un discorso molto interessante e importante. Non è che la Guardia di Finanza deve andare a censire quello che è il disagio e stabilire la fragilità o la disabilità rispetto a questo. Io penso che i più indicati sono gli assistenti sociali. Diverso il discorso invece di tipo, che può essere di tipo repressivo e che deve essere svolto dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia, dai Carabinieri. Questo è un discorso sociale che deve in un certo senso intervenire per la fragilità e perciò per la tutela della fragilità, per differenziare i soggetti fragili che senz'altro vanno ai quali deve essere trovata da parte del Campidoglio, e io spero che il Campidoglio si impegni rispetto a questo a trovare cose in modo che si può arrivare a uno smobilizzo di tutto quello che è il discorso dell'occupazione a Roma e si possa, ecco, ridare legalità al problema della casa, che penso che sia fondamentale. Altri interventi? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Intanto, rispetto, diciamo, a una sollecitazione del consigliere che ci ha preceduto, perché poi in questi momenti secondo me è importante, diciamo, che ciascuno di noi
racconti anche ai cittadini che sono fuori di qui quali sono i valori che caratterizzano le forze politiche, perché se no sembra sempre che diciamo, siamo tutti la stessa cosa. Il rispetto della legge senza dubbio, ma mai il rispetto della legge senza il rispetto dei diritti umani. Questa è la posizione del Partito Democratico e anche io la volevo ribadire con grande chiarezza. Questo perché noi oggi ci troviamo a discutere un atto che, come sapete, abbiamo presentato già da tempo, ma è una fortuna, secondo me, per il dibattito politico di questo luogo, trovarci a discuterne proprio oggi, mentre fuori da qui va avanti lo sgombero del Baobab. È una casualità, però io credo che ci richiami ad una responsabilità maggiore nella discussione di quest'atto, perché come diceva giustamente prima la consigliera Vitrotti, non stiamo parlando semplicemente di un'eventualità, non stiamo declinando una serie di di questioni sul libro dei sogni di come noi vorremmo amministrare questa città. Oggi siamo di fronte ad un'evidenza, quello che noi discutiamo qua dentro sta succedendo fuori da qui, e allora io credo che appellarsi, e lo dico al consigliere del Movimento 5 Stelle che ci ha preceduto, appellarsi oggi alla forma, a come è scritto quest'atto, a quali sono le premesse e i considerati, mentre fuori di qui c'è gente che a cui hanno distrutto la casa, la baracca, i pochi effetti personali, e che è in mezzo a una strada senza un'alternativa, io credo che sia quantomeno assolutamente superficiale e, permettetemi, anche un po' di cattivo gusto. Perché non siamo nella posizione di poter discutere della forma di un atto oggi. Se avete voglia di parlare di politica e di discutere di come deve essere amministrata veramente questa città e di che risposte la politica e l'amministrazione riescono a dare ai problemi contingenti, perché dalle vostre parole sembra che va tutto bene, però io credo che le immagini di stamattina le avete viste anche voi. E allora veramente fatemi dire che mi appello ai vostri occhi più che a quello che avevate discusso la settimana scorsa in commissione, perché io sinceramente, e cercherò di non arrabbiarmi dato che l'altra volta ho già dato per fino alla fine dell'anno, però veramente rispetto a quello che io ho visto stamattina, a quello che ho letto, a quello che ho, alle interviste che ho sentito, non riesco a rimanere indifferente e non riesco a dire che in questa città va tutto bene. Lo dico perché io credo, l'ho detto varie volte in questo consiglio, però io credo sinceramente che noi abbiamo una responsabilità importante nello stare qui. Ce l'abbiamo tutti i giorni, ce l'abbiamo in tutti i consigli, ma ce l'abbiamo in particolar modo quando succedono delle cose importanti nella nostra città, rispetto alle quali non possiamo fare i cittadini semplici che leggono un giornale e hanno un'opinione, ma dobbiamo sentire il peso e tutto il carico della responsabilità che significa governare una città e governare le emergenze. E dato che quello di cui parlo non è successo in mezzo al Mediterraneo qualche anno fa o qualche mese fa, come altre cose di cui abbiamo anche avuto modo di discutere in questo consiglio, ma è successo oggi, sta succedendo in questo momento, in questa città, a pochi chilometri da qui, io credo che non possiamo fare finta di voler rimanere su una discussione che resta prettamente ideologica. Abbiamo la responsabilità e l'obbligo di entrare nel merito delle questioni e di parlare dei fatti, al di là appunto di come dite voi della propaganda. E credo che relegare la discussione di oggi alla forma con cui è stato scritto un atto o alle posizioni politiche e ideologiche di schieramenti diversi sia avere un pelo sullo stomaco che neanche i politici di lungo corso in questo paese riescono ad avere spesse volte. Ve lo dico perché io ritengo che quello che è successo oggi a Roma sia un atto veramente vigliacco e disumano, e che noi dobbiamo ribadire invece che lo Stato, nel momento in cui interviene sulle emergenze, debba provare a risolvere la povertà, non debba prendersela con i poveri, che è esattamente quello che è successo oggi su indicazione
del ministro Salvini. E succede perché io credo che migrare non è un crimine, con, diciamo, non so se dispiacerò i miei colleghi di Fratelli d'Italia, di Forza Italia oggi, ma io credo che migrare non sia un crimine e credo che ribadire che sia necessario prevedere una collocazione alternativa per queste persone che transitano per la nostra città sia un obbligo, diciamo, morale e amministrativo di questa giunta. Anche perché, come sapete, oggi oltretutto c'è stato uno sgombero, diciamo, indiscriminato. Io non vorrei appellarmi a questo perché io credo, appunto, come ho avuto modo di dire pochi minuti fa, che innanzitutto di fronte a noi c'erano delle persone, a prescindere dal loro status giuridico, ma oltretutto sono state anche sgomberate delle persone che avevano i documenti in regola ed erano immigrati regolari, e quindi su questo, diciamo, farei una riflessione ulteriore. Ma poi fatemi anche dire, e io credo che su questo, diciamo, questa amministrazione debba dire qualcosa, che mentre oggi assistiamo ad uno sgombero violento, non annunciato, e che avrà delle ripercussioni su delle vite umane e su delle persone già deboli di per sé, la settimana scorsa, 10 giorni fa, invece abbiamo visto come lo stesso nostro governo invece trattasse con i guanti bianchi Casa Pound. Allora, la legalità prima di tutto, consiglieri Toti, vale per tutti o vale solamente con i più deboli? Perché a noi ci sembra che questo governo si stia continuando a comportare facendo il forte con i deboli e il debole con i forti. Si va da Casa Pound, si prova a contrattare, poi si torna indietro, si stabilisce di rinviare lo sgombero, e invece stamattina sul Baobab non è stata fatta la stessa cosa. Due pesi e due misure. E vi dico un'ultima cosa, perché, diciamo, su questo purtroppo io non mi stupisco di ciò che sta portando avanti il ministro Salvini rispetto alla questione della sicurezza e dell'immigrazione, però sinceramente ve lo dico, anche sulla base di alcune discussioni che abbiamo avuto qui, nonostante le nostre posizioni politiche diverse, mi stupisco invece ancora, mi stupisco e mi sorprendo del vostro silenzio, perché non mi hanno lasciato indifferenti le parole di un paio di consigli fa del consigliere Rinaldi, quando ha emozionato tutti noi proprio rispetto a una questione analoga. In quel caso io gli ho detto uno di noi, e per me è un vanto essere uno di noi quando si parla di salvare vite umane. Oggi invece il Fratelli d'Italia vi ha detto che siete uno di loro. Ecco, sono queste le questioni che non riguardano la destra e la sinistra, riguardano la responsabilità di amministrare una città e la capacità di risolvere i problemi innanzitutto con umanità, e quindi non con ideologia, questo lo dico oggi a voi, di prendervi una responsabilità e di votare quest'atto con coscienza rispetto a quello che sta succedendo in questa città, perché sennò è troppo facile dire quanto ci dispiace per le persone che muoiono in mare, quanto non è giusto, diciamo, che aumentino i poveri nelle nostre città, quante situazioni di senza fissa dimora ci sono nelle nostre città e quanto la politica deve dare delle risposte. Io veramente ve lo dico, diciamo, senza presunzione, ma la politica oggi in questa città siamo noi, siete voi. E queste risposte dovete darli voi. Come risponde questa amministrazione ai problemi sociali di questa città? Si presta allo sciacallaggio del ministro Salvini oppure ha delle soluzioni alternative? E questo consiglio, la maggioranza di questo consiglio, al di là di quello che poi ciascuno deciderà di fare, che cosa risponde a quello che è successo stamattina a Roma? Io vorrei sinceramente che la mia amministrazione su questi temi, poter dire alla mia amministrazione su questi temi: sei una di noi, sono una di voi, perché su questo io credo che ci sia un limite non oltrepassabile alle differenze politiche. E però sono proprio gli atti come questi che ci fanno
che ci fanno capire in che direzione andiamo. Non mi sembra che, diciamo, il Partito Democratico chieda nulla di assurdo, l'avete anzi nel merito, mi sembra oltretutto condiviso, se non perché alcuni di voi continuano a dire che queste cose già si fanno, a noi non ci risulta, se si fanno invece ben venga, fatecelo vedere. Oggi in questa città non avete dato e non abbiamo dato come amministrazione un esempio di umanità, di capacità di risolvere i problemi sociali e le emergenze, perché non abbiamo dato una collocazione alternativa a queste persone che stanotte dormiranno, diciamo, per strada, avendo subito oltretutto, io credo, una violenza di una ferocia che non deve appartenere alle forze dello Stato, e quindi su questo vi chiedo sinceramente di fare una riflessione. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere, prima la Zazzera, poi Pompei. Grazie Presidente. No, volevo soltanto informare che non è vero che l'amministrazione comunale si è proprio disinteressata di questo. Intanto il Campidoglio ha messo a disposizione per tutta la settimana la propria sala operativa sociale per accompagnare appunto lo sgombero di queste persone. Poi gli assistenti servizi sociali del Comune hanno incontrato i vertici di Baobab e a quanto si è potuto apprendere è iniziata la mappatura dei 200 migranti in transito ospiti della Tendopoli. Questo significa, questo significa che per ogni soggetto nucleo familiare dovranno essere verificati il tasso di fragilità sociale e le intenzioni a breve termine. Molti dei migranti, soprattutto eritrei, si appoggiano a Baobab per un periodo limitato in attesa di recarsi altrove, soprattutto in Nord Europa. Ma negli ultimi tempi è aumentata esponenzialmente la percentuale dei cosiddetti dublinanti, persone rispedite in Italia da altri paesi dell'Europa, sulla base delle norme contenute nel Trattato di Dublino. Comunque il Comune è arrivato a mettere a disposizione circa 150-170 posti. Speriamo che tutti possano rientrare nel frattempo, quindi non si può dire che il Comune e il Campidoglio sia stato lì a guardare che questa gente venisse buttata per strada, perché comunque una sistemazione sarà data e saranno censiti, tutte queste persone saranno censite con l'aiuto anche dell'associazione Baobab. Grazie. Consigliere Pompei. Presidente, vorrei chiedere una sospensione di 5 minuti. Una sospensione, grazie, per una... Un motivo? Un approfondimento di... Per il nostro gruppo, una sospensione per un approfondimento da per parte me non c'è nostro, problema, grazie. Ci sono problemi? No, 5 minuti? Intanto possiamo riaprire perché la dottoressa Amato può sostituire il direttore tranquillamente, quindi possiamo andare avanti. Facciamo sedere tutti. Bene, allora riapriamo. C'era l'intervento del consigliere Pompei. Sì. Posso? Certo. Grazie Presidente. Allora, ci sono tanti aspetti da poter vedere, cerchiamo di riassumerli brevemente vedendo la cosa da un punto di vista un pochettino più alto. È facile proporre quest'atto e dire a un certo punto se quasi, come posso dire, se qualcuno questa notte dorme per strada, la colpa è dei 5 Stelle che hanno votato contro quest'atto. Il gioco è questo chiaramente, ma non è a noi a questo. Non è un dibattito, lasciatelo parlare. Esatto. Quindi, ecco, in realtà io purtroppo sono, scusatemi se lo dico, ma sono piuttosto annoiato ed è uno dei motivi per cui ho tento di collaborare con il gruppo 5 Stelle, sono piuttosto annoiato da un certo tipo di politica che si straccia le vesti sotto l'imminenza del fatto e poi nulla fa o fa il contrario quando si tratta di operare concretamente per risolvere i problemi.
Allora, sono anni che sentiamo dell'emergenza abitativa di Roma, ne sappiamo tanto, ma di tutti gli immobili, ne abbiamo viste di tutte e di più. Tutti gli immobili del Comune di Roma o dell'ATER o degli enti partecipati o degli enti pubblici affittati a prezzi di favore agli amici degli amici, o c'entra, perché gli immobili che io non posso adesso dare, perché l'unica difficoltà che io ho adesso è che praticamente andando avanti in questi sgomberi io trovo della gente che debbo sistemare, perché la circolare non dice di mettere per strada chiunque stia lì lo buttiamo fuori, lo pigliamo a calci nel di dietro. La circolare dice, e lo dice anche il Comune, l'abbiamo sempre fatto, è stato sempre fatto, vediamo qual è la situazione, censiamoli, vediamo chi veramente ha bisogno. Lo sgombero è anche subordinato all'accertamento delle fragilità che non possono che fare gli assistenti sociali, anche se capisco che ai nostri assistenti sociali, abituati ad avvicinarsi alle occupazioni con tono amicale, vediamo che possiamo fare per voi, ora certo si troveranno un pochettino in difficoltà quando dovranno a fare i censimenti accompagnati dalla forza pubblica, lo capisco. Mica non lo capisco, ma lo capisce la stessa circolare quando non sottace le difficoltà di fare questo censimento. Ma il vero problema è che non abbiamo gli immobili per soddisfare le esigenze abitative di tanta gente, anche quella che è caduta in morosità incolpevole, mentre abbiamo migliaia di appartamenti affittati agli amici degli amici di cui nessuno guarda il contratto da anni, che pagano ancora 70-80 euro al mese quando magari sotto casa hanno la Mercedes. Permettete che mi incazzi a questo punto, mi chiedo scusa Presidente. No, lei può continuare, non questo vorrei... Questo è il punto, quindi questo allora, modo di tenga un comportamento consci. E scusate, ma adesso la uso io per fare le marchette elettorali, non mi piace, non mi sta bene, va bene? Questo è il punto. Ora, certo, il mio cuore dice no, ma io devo dare una mano a sta gente, quasi sarei portato a votare favorevolmente, ma il cervello mi dice no. Perché continuando su questa strada, anzi mi viene in mente una domanda spontanea, ma amici, vi chiamo amici della sinistra, ma vi rendete conto, ce fate o ce siete? Perché a questo punto io mi devo chiedere, che non lo so, ho dei dubbi, perché continuando così non risolviamo niente, perché tanto quelli che sgombereremo, quelli che veramente riconosceremo che hanno bisogno, e sono tanti e sono la maggior parte, sapremo dove metterli, perché non ci stanno gli immobili. Quando abbiamo fatto l'edilizia economica e popolare con la 167, a quanto sono stati venduti gli appartamenti? Al comune tutti zitti, e tutte le quote fatte sulla 167 che i costruttori hanno dato con lo stesso prezzo di immobili venduti a prezzo pieno di mercato, facendo firmare patti innascosti. Gli uffici del comune dove stavano? Gli assessori dove stavano? Ecco, questa è la situazione di fatto adesso. Questa è la verità. Quindi, ripeto, il cuore mi porterebbe a dire sì, devo in qualche modo tutelare questa gente, ma questo penso che già viene fatto, perché tutto sommato non è che i nostri assistenti sociali, cioè la norma è fatta, poi quello che fa la polizia o che fa col baobab, come si chiama, che mi pare tutta un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo discutendo adesso, mi pare proprio tutto un altro mondo, non c'entra niente. Certo, capisco, ma questa gente, quando i nostri assistenti sociali preventivamente stabiliranno che quell'immobile non si può liberare, perché praticamente ci stanno dei nuclei familiari che veramente hanno bisogno, e ne vediamo tante anche in televisione, in quelle trasmissioni che di solito la sinistra radical chic non vede, e vediamo sta gente, questi dove li mettiamo? Se noi non abbiamo, incominciamo a liberare come prima cosa gli immobili del comune e dell'ATER che sono detenuti da persone che hanno un ISEE che non gli consenterebbe quello, però nessuno fa questo accertamento e so anni che non viene fatto. L'hanno mai fatto. O mi sbaglio? Okay. Vogliamo fare riferimento a qualche parlamentare illustre di destra, di sinistra, di centro, che poi sono tutti uguali da questo punto di vista. Franza Alemagna purché se magna, diceva quello. che a un certo punto hanno preso gli appartamenti a prezzo di fuori, ma ripeto, non soltanto, attenzione, perché abbiamo una marea di appartamenti appartenenti, volete che vi dica, alla Banca d'Italia, alla Banca di Roma, quelli vi siete scordati. E però anche quelli, siccome sono un pozzo elettorale, chiaramente, e non vengono toccati. Quindi affrontiamolo, se voi volete, affrontiamolo seriamente questo problema, incominciando dal censimento dei beni. Certo, gli sgomberi facciamoli a ragion veduta, non sgomberando per il gusto di sgomberare, che ne possa dire qualcuno.
ma le norme già vedono questo, poi se le forze dell'ordine si comportano diversamente, io non so quello che hanno fatto al Bababbo, onestamente, so che era un tipo di occupazione completamente diversa di quelle di cui stiamo parlando adesso. Quindi se vogliamo affrontare il problema, incominciamo a vedere, perché quando poi si parla, se va al patrimonio e si parla con qualcuno che ti parla in camera caritatis, si mette le mani nei capelli, incominciando da immobili che ricadono anche nel nostro municipio. Ok? Io credo di aver finito, per questo motivo, ripeto, col cuore voterei a favore di questa cosa, perché capisco, le vedo, le si vedono in televisione le miserie che ci stanno, ce ne stanno tante, però col cervello non posso continuare a sopportare questo tipo di atteggiamento, quindi voterei contro. Grazie. Qualcun altro aveva alzato la mano? Non ricordo. C'è qualche altro intervento? Non c'è? No, non ci sono interventi. Sì, può chiudere, certo. Grazie Presidente, così diciamo, faccio un po' una, cerco di fare una sintesi degli interventi che ci sono stati, perché alla fine le proposte del Partito Democratico, al netto di quello che dicono alcuni esponenti della maggioranza, invece sollevano sempre delle questioni che evidentemente non vengono o forse volutamente presi in considerazione dall'attuale maggioranza, ma li poniamo noi all'attenzione di quest'Aula. È stato interessante l'excursus che ha fatto il consigliere Giuliano rispetto agli anni della gestione della questione casa su Roma, però io non so se poi alla fine bisogna buttarla in caciara perché ci fa comodo, ma non vengono narrate le cose nella loro interezza, e quindi per esempio l'ultimo bando sulla chiusura dei CAT è fallito, esattamente come il bando europeo che aveva proposto Marino. Quindi dire che le cose non sono state fatte evidentemente non aiuta, perché poi basta andarci un attimo a informare e vedi che le cose non tornano. Quindi il famoso bando per i Sassat che aveva proposto inizialmente Marino con una gara europea andata deserta, si ricorda? Sì, è finita la stessa cosa per il Movimento 5 Stelle. A gennaio del 2018 due offerte definite irricevibili, questo ha fatto il Comune di Roma, no, non ha fatto niente, ha beccato due offerte irricevibili. Poi però qui è delle due l'una, perché mica ho tanto capito, una consigliera ci dice che il Comune di Roma ha fatto tutto a posteriori, ha messo a disposizione la sala operativa a posteriori, farà un censimento a posteriori. Un altro consigliere invece, molto interessante l'intervento dell'ultimo consigliere, addirittura anche un po' con fare stanco perché annoiato, lo capisco e ci scusi per questo, ci dice che bisogna fare un censimento, che bisogna approfondire, bisogna fare un censimento. Vi mettete d'accordo per favore, perché la sindaca Raggi ha detto che il censimento sugli immobili, il patrimonio immobiliare è stato già fatto, quindi decidiamo da che punto dobbiamo andare, perché non ho capito, perché non è che ho ben capito. Quindi parliamo poi dei, mi cita delle cose allucinanti, cioè, perché poi alla fine destra, sinistra, Francia, Spagna, basta che se magna, ma che stiamo a dire? Ma vogliamo parlare del senatore Dessì che paga 7,7 euro al mese, movimento candidato al Senato del Movimento 5 Stelle? No, lo vogliamo, beh, perché poi alla fine, no? Se dobbiamo scendere ad un livello così basso, invece no. E invece cerchiamo di mantenere una certa, un certo decoro, lo so, c'è subbuglio tra i fie della maggioranza, ma è la verità. Magari chiederete a lui un adeguamento del canone anche, visto che oggi non è più povero come aveva ammesso allora, perché appunto ci avrà un ISEE molto diverso, invece di 7,7 euro al mese pagava per una casa popolare. E, detto ciò, mi dispiace perché poi c'è una volontà a non capire e anche un po' a non voler interpretare quello che invece era una quasi una mano di tesa per la collaborazione, perché quando qui scriviamo che per anni Roma non si è adeguata di politiche dell'abitare efficaci ed efficienti, è un fatto, lo stiamo ammettendo, siamo in una situazione nonostante ci abbiamo provato, ve l'ho detto prima, quella gara europea emanata durante la giunta Marino è andata deserta, perché i problemi dell'edilizia residenziale pubblica, del patrimonio immobiliare e del superamento dei residence, che costano al Comune di Roma una
barca di soldi, non hanno trovato la strategia migliore, cosa che è stata confermata dal bando che ha fatto questa amministrazione. Quindi dire che tutti hanno fatto, nessuno ha fatto niente, purtroppo oggi vi riguarda pure a voi, quindi fate attenzione. Quando scriviamo che la sindaca Raggi non ha utilizzato i 40 milioni di euro messi a disposizione dalla regione per l'emergenza abitativa, perché non riteneva corrette le delibere regionali, senza averle tuttavia impugnate, è un fatto che vi riguarda. Ma lo vogliamo capire o no? Vogliamo levare l'umanità, la solidarietà, tutte ste belle parole, perché non vi piacciono, da quello che ho capito, bisogna sempre andare avanti con le ruspe. Allora, se vogliamo fare questo, non siamo sullo stesso terreno, non siamo neanche nel terreno del buonsenso. Andate, è vero, siate tra di voi, vi stringete la mano e buon voyage. Detto questo, questa risoluzione chiedeva altro, e alla luce di quello che abbiamo avuto oggi, purtroppo, il rischio è semplicemente che questa circolare imponga di andare spediti in una situazione che non ci possiamo permettere noi di sostenere, perché li avremo noi le persone in mezzo alla strada, perché l'abbiamo già visto. Non è quello che succede stanotte per quelli del Baobab, è quello che è successo per le famiglie, anche italiane, se proprio la vogliamo mettere dal punto di vista della razza e dello status, italianissime, che sono state per mesi sotto santi apostoli, sopra dei materassi buttati lì. È successo. Quindi, se vi prendete la responsabilità di dire che a Roma va tutto bene e di annoiarvi perché le politiche vi annoiano, è una responsabilità che vi volete prendere voi, perché segnate un punto preciso dove stare e non lanciare un segnale invece di rotta contraria. Noi questa roba a Roma non la vogliamo, glielo vogliamo dire sì o no? È pericolosa, è preoccupante, quello che ci dicono gli ordini degli psicologi non lo possiamo derubricare e buttare nel cestino, al netto di quello che c'è stato prima, dopo e durante, perché riguarda anche questa amministrazione, un fallimento rispetto al disagio abitativo. Quindi, se l'approccio è quello della legalità in tutto e per tutto, attenzione, perché abbiamo detto che vale per tutti, e quindi di fronte a un'affermazione gravissima da parte di Casa Pound che dice non entrate qui dentro perché ci sarà un bagno di sangue e il prefetto è costretto a tornare indietro, noi non possiamo essere indifferenti rispetto a questa cosa qui. È una preoccupazione. Il Partito Democratico ha fatto di tutto per metterla in tutti i modi. Dopodiché, per l'ennesima volta, visto che noi siamo sempre quelli che non facciamo le cose, per l'ennesima volta presentiamo un atto, lo portiamo nella commissione preposta. Se qualcuno si vuole impegnare con noi, lo mettiamo a disposizione di chiunque. E poi oggi venite qui a dirci lo potevamo fare insieme. Ma certo, governate, ma magari lo fate voi un atto, sarebbe pure ora, che ci fate capire dove stiamo andando, perché sulla casa è così, sull'urbanistica non si capisce, su quello non si capisce, su quell'altro non si capisce. Se lo presentate voi un atto, forse noi capiamo dove stiamo andando. In questo momento abbiamo una linea chiarissima, che è quella che è citata in questa benedetta circolare, dove noi in questo municipio abbiamo deciso di non opporci. Ci andrà bene così. Io spero di non dovervi dire tra qualche mese ve l'avevamo detto, perché se è così la responsabilità stavolta c'ha dei nomi e dei cognomi, perché la politica è fatta anche di questo, di senso di responsabilità. Grazie. Dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano. Grazie, devo la collega proprio mi spinge a intervenire in modo politico. Perché quando oggi qualcuno non vede con i propri occhi quello che è stato ieri, allora è facile parlare da oggi in poi. Quindi, al di là di una forza politica che oggi si appresta a governare la città e questo municipio, alla quale può avere anche un po' di confusione, alla quale può avere anche un minimo di titubanza, può avere anche un minimo di riflessione, ma chi ha governato questa città per 15 anni di seguito, dove tutto è stato permesso, voglio dire, io non mi posso permettere il lusso di essere parte integrante di un intervento di questo tipo, che la collega Pitrotti, così la chiamo, così poi pure può riintervenire, perché mi fa piacere se interviene, possa mettere in campo un intervento di questo tipo, al quale poi si mischiano valori, condizioni, legalità, problemi, tutto insieme. Nessuno ha fatto, ma lasciamo perdere, ma stiamo a Roma, stiamo a Napoli.
Scordiamoci il passato, siamo a Napoli Paesà, qui a Roma stiamo, so, 15 anni che ha governato Rutelli e Veltroni e abbiamo messo insieme anche Alemanno e anche Marino. Ma non significa che un bando fatto 2 anni fa possa cancellare 15 anni di politica scellerata sulla casa. Qual è la politica scellerata? Voi non scettate niente, per l'amor di Dio, ma non continuate a difendere cose indifendibili, come banca a livello nazionale, l'immigrazione a livello mondiale e questa della casa a livello romano. Cioè poi vi dice perché dal 30-40% siete scesi al 15%, perché è normale, se continuate a difendere cose indifendibili, allora mi piace trattare politicamente un argomento di questo tipo, ok? Mi piace trattarlo. Ma bisogna avere le palle per parlarci, però bisogna sapere i dati, i fatti, come funziona. Non possiamo permettere a delle organizzazioni che occupano, prendono la gente dal Turkmenistan, ce la portano e poi c'è sta il problema. E grazie, se non si diciamo, sblocca subito questa situazione qui e si porta avanti per 15 anni, come per esempio il circo degli artisti, tanto per far capire qualcosa come funzionava Roma. Così funziona Roma. E voi ci stiamo a creare problema, dici, però dobbiamo cambiare oggi. Allora, voi siete pure nuove leve, ho capito, però noi siamo tutti nuove leve, però la storia bisogna ricordarsela, perché se uno si ricorda la storia, che tutto è stato permesso, e in questo municipio ne siamo, ok, la parte talmente evidente, dove tutto si poteva fare. Perché? Perché l'integrazione, la superficialità, tutto funziona, tutto è bello, però poi i danni ci sono stati fatti. Ve lo scordate perché che cosa abbiamo fatto, tanto per parlare a livello territoriale, per liberare via Flavio Siligone, voi ricordate o no? Tempo scaduto. Porca miseria, mi passa il tempo. Dice perché te invecchi, passa il tempo. Ok? Allora, voi ricordate o no? E allora però adesso tutto punto in bianco, una spugna, però certo qualcuno che adesso si preoccupa di come poter gestire queste cose è un problema. Ma come si fa a votare a favore? Altre dichiarazioni? Non me ne ho fatto vedere, scusate. Comprei uno di noi. La politica è una cosa seria, ragazzi. Altre dichiarazioni di voto? Chi c'è? Consigliere Ciancio. Grazie, per dire che comunque il problema resta, e resta sui romani a prescindere dal presente, dal passato, del futuro. E quindi io ritengo che la strada migliore sia sempre quella del buonsenso. L'ho detto in commissione e lo ridico qua. Diceva che ci fate o ci siete voi di sinistra, io non capisco questo linguaggio assurdo che debba essere così solamente per tracciare una linea che non è quella giusta comunque. Ripeto, questo atto, se avete fatto anche l'interruzione, perché si è posta una discussione importante oggi, adesso, e quindi è giusto che oggi si possa partire da un punto fermo, non importa di quello che è stato il passato, però oggi c'è necessariamente bisogno di un punto fermo, di partenza, una partenza giusta, e quindi il governo di questa città se ne deve assumere le responsabilità adesso, non vedere una situazione così frastagliata dove ci si infila la politica, quella, come dire, di posizionamento. Io ricordo quello che si è fatto nelle giunte di ogni colore, anche quella di Alemanno, rispetto all'occupazione di Viale Castrense e di chi le faceva le occupazioni a Viale Castrense. Quindi non parliamo del passato, parliamo di quello che c'è adesso e di come possiamo portare a casa più risultati positivi possibili. Certamente con questa circolare, che è una circolare che si vuole mettere al sicuro rispetto alla penalità dei 28 milioni in cui è stato costretto il Ministero degli Interni a pagare, pone una situazione di grande disagio per chi vive il problema. Oh, questa circolare non l'hanno fatta mica per snellire così, perché c'era un problema, il problema c'era, però il Comune non si può sottrarre adesso da quello che deve necessariamente fare, visto che il Sindaco si siede ai tavoli e può prima risolvere il problema,
trovare la soluzione del problema e poi operare con gli sgomberi. Questo si è deciso anche al tavolo della Sala Rossa quando è venuto il prefetto Gabrielli. Questo era l'intento. Comunque siamo andati a visitare molte situazioni di degrado in questo nostro municipio, però allo stato dell'arte ci ritroveremo i problemi, o verranno qua o occuperanno altre situazioni, il problema c'è. Quindi per questo io, visto che il capogruppo ha chiesto l'interruzione, ho pensato che volesse, come dire, aprire a una proposta che del resto in commissione abbiamo valutato. Non mi sarei mai aspettato da un consigliere che diventa uno di noi chi? Che dice che la sinistra ce siete o ce fate, di che ce siamo o ce facciamo? Io sono di sinistra e lo rivendico, oppure di continuare a dire dei radical chic, ma a me non mi toccano i radical chic. E a nessuno di noi, perché veniamo dalla campagna, campagna vera. Tempo scaduto. Grazie, proprio per questo io ribadisco il voto positivo, solitario, che abbiamo già espresso in commissione, e invito la maggioranza a riflettere su questo voto che sarà penalizzante quando poi arriveranno i fatti negativi. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Toti vuole fare una dichiarazione? Lo dico subito, e mi sono espresso anche così nell'intervento che ho fatto nel dibattito che ha preceduto appunto le espressioni di voto, perché chiaramente l'ho detto, sono contro le occupazioni. Questo è una risoluzione che fatta dalla sinistra, che praticamente questa proposta di risoluzione che fa l'occhiolino agli occupanti. È chiaro, l'hanno sempre fatto, hanno sempre strizzato l'occhio a favore degli occupanti, oggi, ieri, l'altro ieri. Da sempre la sinistra fa il discorso buonista a favore degli occupanti. E questo noi assolutamente non lo condividiamo, e io ho detto contro tutte le occupazioni, non è che ci siano occupazioni buone e occupazioni cattive. Il rispetto della legge dice che non si può occupare, perciò non è che dice la legge come qualcuno la intende, se mi interessa la rispetto e se non mi interessa non va rispettata. Voglio dire, la legge deve essere rispettata, perciò siamo assolutamente contro tutte le occupazioni. E poi voglio dire, perché qualcuno ci ha sollecitato a esprimersi così, ma voi del centrodestra che dite? Noi siamo contro tutte le occupazioni di qualsiasi tipo e fatte da qualsiasi movimento o espressione politica. E poi è stato detto rispetto delle persone. Sì, rispetto delle persone, ma quali persone? Quelle che agiscono legalmente, quelle che sono nella legalità, queste sono le persone da rispettare. Soltanto queste sono da rispettare, non le persone che agiscono nell'illegalità, perché anche le persone che stanno nella graduatoria soffrono, anche loro potrebbero occupare ma non occupano, anche loro potrebbero occupare ma non occupano, perché agiscono nella legalità, e noi dobbiamo avere rispetto per queste persone. E dobbiamo fare in modo, con interventi che, come tempo ho detto, scaduto, non sono soltanto un attimo solo, non sono soltanto comunali, ma sono nazionali e regionali, di dare una risposta a queste persone in sofferenza. Noi stiamo con gli onesti, con la gente che rispetta la legalità, e perciò assolutamente il voto non può essere che contrario rispetto a questa risoluzione. Consigliere Pompei, sì. Sì, cerchiamo di riportare. Io vorrei concludere annunciando il voto soltanto ad alcune cose. È stato fatto riferimento a De Sì, che pagava 7 euro al mese, ha richiesto la rivalutazione, gli hanno portato l'affitto a 699 euro al mese. Se tutti quelli che hanno affitti, specie quelli raccomandati da una certa parte politica che ha governato Roma, facessero la stessa cosa, forse le entrate di Roma aumenterebbero.
Per quanto riguarda le occupazioni, io chiedo scusa, ma consigliere Todi la cito, ma lei ha ragione, avete ragione, però a un certo punto considerate che chi ruba perché ha fame non è sottoposto a procedimento penale, quello sapete benissimo, quindi a un certo punto una certa umanità nel valutare. Ecco, bravo. Una certa senza dialogo, per favore, sono tre minuti. Una certa umanità a un certo punto non lo so, non riesco a dimenticarla completamente. Quindi anche per chi occupa, per me è una persona umana che ha bisogno, e giustamente deve essere fatto quel censimento, quegli accertamenti da parte dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, la circolare tanto declamata nulla aggiunge e nulla toglie a quello che già si fa, perché che noi votiamo favorevolmente, che effetto ha su quello che sta succedendo a livello comunale? Assolutamente nessun effetto, perché già è previsto un censimento e stabilire chi è veramente in condizioni fragili. Il vero problema è quanto, se accertiamo che ci stanno 1000 nuclei familiari fragili, dove li mettiamo? E questo è il vero problema, che non abbiamo da risorse. Ecco perché facevo riferimento ai beni che già abbiamo e a quelli che potremmo eventualmente acquisire organizzandoci in un certo modo. Vedete, faccio un richiamo molto semplice: gli affitti sono rimasti bloccati per tanti anni perché a un certo punto si andava in tassazione con lo stesso importo del reddito generale del proprietario. È chiaro che a uno gli conveniva affittare appartamento, perché al momento in cui hanno portato l'agevolazione prima al 15% e poi al 10%, gli affitti si sono sbloccati. Quindi un provvedimento, se si vogliono risolvere i problemi, bisogna rifletterci, andare sul concreto, non stracciarsi le vesti, oddio poveri, certo, povera gente, speriamo che le amministrazioni, le assistenti sociali, chi si occuperà di questo problema faccia un buon lavoro e accerti veramente chi ha bisogno, fermo restando che resta sempre il fatto dove la mettiamo, che risposta diamo nel concreto, perché le parole, le risoluzioni è carta straccia alla fine, il problema è quello che poi, se in effetti un nucleo familiare, possiamo dargli un'abitazione reale, concreta, e dargli dei mezzi di sostentamento. Tempo scaduto. Finisco subito. Sarebbe carino che tutti quanti, tutte le morosità, per esempio, allora è stato finito il censimento, è stato fatto, ma il collegamento con la ragioneria per sapere chi è regola che pagamenti e chi non lo è, non è aggiornato, e quello è il grosso problema. Tant'è che per esempio ci stanno alcuni, per esempio c'è un partito politico che deve dare 170.000 euro e ancora nessuno gli chiede niente, e vabbè, ho capito, però nessuno gli dà niente. Chiudiamo? Va bene, conclusione, per tutto quanto quello che abbiamo detto, il nostro voto è sfavorevole, votiamo. Grazie. Confermiamo la votazione. Sfavorevole. Sì, certo. Grazie Presidente, ringrazio sempre chi fa delle precisazioni, tra l'altro a volte anche abbastanza bizzarre. Certo che uno chiede l'adeguamento dopo che è finito tutti i giornali e diventa un senatore della Repubblica, abbiate pietà di noi, primo. Secondo, qui non è il tema se siamo con o contro gli sgomberi, consigliere Todi, ma chi sta dicendo questo? Il problema è nel merito di una circolare emanata, poi possiamo dircele tutte, possiamo cambiare, parliamo del condono, chi è contro o contrario a un condono, possiamo dire che ci possiamo stracciare le vesti su ogni cosa, e volendo, se ci mettiamo tutti insieme, forse non ci metteremo mai d'accordo neanche sulle procedure le migliori che si possono mettere a punto per, però non mi potete fare discorsi, consigliere Pompei, non mi può fare discorsi, forse lei che in qualità di presidente della commissione patrimonio, però bisognerebbe speriamo, ma che è speriamo? Cioè qui il punto deve essere abbastanza chiaro. Ci va bene così, se non ci va bene, la soluzione è questa, la soluzione eccola, noi abbiamo proposto questo, poi vediamo che speriamo che queste persone non stanno in mezzo alla strada, ecco, diciamo, quando siamo arrivati a il livello, diciamo, di discussione così, oltre a non essere adeguato alla proposta che il Partito Democratico ha presentato, quindi a proposito di chi ci rimproverava rispetto a come l'avevamo scritta, io però almeno leggiamole le cose, perché se no creiamo abbiamo anche una valutazione distorta, perché sembra quasi che abbiamo discusso di un'ora di una cosa che in realtà poi qualcuno non ha neanche colto nella sua interezza, e questo mi dispiace. Fatto sta che il Partito Democratico
come tante altre volte, all'ennesima, cerca di porre all'attenzione di questo municipio questo Partito Democratico. Poi quelli che c'erano prima, i DS, io diciamo no, ognuno c'ha la sua di e io fino a che sto qua dirò la mia. Detto, e mi prendo pure responsabilità di chi c'era prima, nonostante io non c'ero. Detto ciò, presenta per l'ennesima volta una proposta cercando di regalare a questo municipio e alla cittadinanza una risposta anche oggettiva rispetto a quello che accade. Purtroppo prendiamo atto che per l'ennesima volta questa maggioranza decide di collocarsi in una parte ben precisa, devo dire ormai nota a tutti noi e anche a chi ci ascolta. Quindi il Partito Democratico di questo atto vota a favore. Contrari? Astenuti? Tre voti favorevoli e 16 contrari, il Consiglio boccia la risoluzione. Passiamo al punto successivo. Il punto successivo, che è l'ultimo di oggi, e speriamo di farcela per le 17.30, che è l'orario previsto, è la mozione a firma dei consiglieri Alabisola, Zazzera, Candigliota, Triputi, Rinaldi, Zitoli, Pompei, Toti, Giannone, De Chiara, Ciancio, Carlone, Giuliano, avente ad oggetto progetto di coworking. Consigliera Alabiso. Grazie. Allora, questo argomento è strettamente collegato a quello di cui abbiamo parlato finora, secondo me, quindi sono molto contenta di fare questo intervento. Iniziamo a parlare delle vicissitudini dei giovani di oggi. Oggi i giovani devono affrontare dei costi molto alti per gli studi, sia per quanto riguarda i libri delle medie e delle superiori, sia per quanto riguarda i costi universitari. Una volta finiti gli studi, questi ragazzi devono trovare un lavoro. Questo è un paese in cui c'è un alto tasso di disoccupazione, addirittura al sud abbiamo una disoccupazione del 40%. Quando questi ragazzi trovano un lavoro, spesso hanno dei contratti a tempo determinato o addirittura in nero. Sta di fatto che anche persone adulte che dovrebbero andare in pensione non possono andare in pensione perché forse non ci sono fondi, e quindi non liberandosi posti di lavoro e mandando in pensione le persone, i giovani non possono subentrare. Impossibilità quindi di acquistare una casa ed avere una famiglia. Umiliazione. Costretti ad andare all'estero. E lo sradicamento dai propri affetti, dalla propria cultura, dalla propria terra, proprio perché immigrare, appunto, abbiamo detto, non è una colpa. Io in questa sala ho addirittura due persone, due mie colleghe, che hanno le figlie che sono in Giappone perché in Italia non trovavano lavoro. Ed è molto doloroso questo. Le istituzioni finora sono state lontane dal paese reale. C'è stata una mancanza di ideali, di valori. Da parte dei ragazzi un senso di smarrimento e di solitudine. L'euro, l'entrata nell'euro, ha peggiorato ulteriormente la situazione. I nostri stipendi si sono dimezzati e quindi praticamente i genitori, che prima bastava che lavorasse un genitore e l'altro era a casa con un figlio, adesso i genitori sono costretti entrambi a lavorare. I ragazzi sono sbattuti da babysitter, nonni e tutto il resto, chiaramente non hanno un'indicazione della famiglia, quindi sono ulteriormente disorientati. Quello che va ad aggravare la situazione nel nostro paese è il consumismo. Al centro del tutto abbiamo il denaro. Dobbiamo raggiungere la felicità velocemente comprando dei beni materiali, ma sappiamo che i beni materiali danno la felicità solo momentanea. Io credo che l'unico bene che possa dare una felicità costante siano i libri, in quanto una volta acquistati si possono rileggere col passare del tempo e possiamo sempre imparare qualcosa. Così i ragazzi, siccome non hanno più ideali e sono smarriti, fanno ricorso a sostanze alcoliche e stupefacenti. Sempre di più.
Una cosa che peggiora la situazione del consumismo è la pubblicità. Quello che viene detto il brain tattoo. In un giorno vengono mandati almeno centinaia di volte degli spot che ti mettono in condizione, ti ipnotizzano e ti dicono compra questo bene perché se non comprerai questo bene non sarai felice. I ragazzi sono veramente coinvolti da questa cosa. Un'altra cosa che li coinvolge, li penalizza sono i social. Spesso ci sono dei personaggi sui social che sono diventati famosi e anche ricchi, avendo anche una bassa qualità, diciamo. I ragazzi si rifanno a questi idoli e pensano di poterli emulare e quindi di raggiungere la stessa ricchezza e la stessa notorietà. Anche questo è completamente sbagliato. Si viene a creare una categoria che si chiama NEET. I NEET non studiano, non si formano e non lavorano. Solitamente i NEET hanno tra i 16 e i 35 anni, ma attenzione perché un NEET può essere anche una persona di 65 anni che è stata licenziata, considerando che in questo paese non si trova lavoro, come ho detto prima, non si riusciranno mai a riformare, non riusciranno a rientrare nei posti di lavoro. Quello che accomuna poi queste categorie di persone è che ci si chiude dentro casa e si cade in depressione. Quindi tutte quelle persone che per l'Italia potrebbero essere un valore invece diventano un peso. All'apice di tutto questo abbiamo dei fenomeni che sono arrivati dall'estero, come ad esempio il Blue Whale, che è un gioco a tappe che porta pian piano al suicidio dei ragazzi, stiamo parlando. E quindi, diciamo, quanto può valere la vita di un ragazzo? La più grande tragedia avrà inizio quando i giovani non vorranno più cambiare il mondo. Come possiamo prevenire tutto questo? Noi possiamo imporre una drastica inversione di tendenza. I giovani hanno bisogno di fare attività sportive e musicali, ma possiamo anche renderli partecipi affidandogli degli spazi di aggregazione. Allora, un po' di tempo fa io sono andata a fare un corso di formazione in un posto a Centocelle, un posto molto molto accogliente e colorato. Quindi poi sono andata al desk, alla fine del corso, ho chiesto, dico, ma mi spieghi che cos'è questo posto? E lei mi ha risposto, questo qui è un coworking. Il primo coworking è nato a San Francisco nel 2005. In Italia ce ne sono circa 660 e a Roma 40, ma sono in costante aumento. In un coworking si incontrano persone che condividono valori ed ideali e contrastano quindi l'isolamento di una stanza d'ufficio oppure il lavoro che si può svolgere nelle quattro mura domestiche. I coworking sono utilizzati da freelance, che sono liberi professionisti, oppure possono essere utilizzati da start-upper. Gli start-upper sono persone con ideali e valori differenti che si incontrano e possono creare una società, ma possono essere anche persone che fanno già parte di una società, che si incontrano per fare dei brainstorming e quindi mettono insieme delle idee per lanciare prodotti innovativi. Allora, in un coworking si condividono cose materiali come sale, computer, connessioni internet, stampanti, ma si condivide anche l'idea nella saletta break sorseggiando un caffè. Tutto questo, un ambiente accogliente e a costi molto bassi. Scusate, sto parlando troppo velocemente. Infatti. Allora, molti i servizi questi delle stand, diciamo questi servizi, offrono anche altri servizi. Corsi di formazione, giochi di tavolo, scambi di libri e convenzioni con negozi. Io spero vivamente che noi avremo delle convenzioni con palestre e scuole di musica. Ma possono essere anche un importante punto di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. In tutte le zone di Roma ci sono delle persone che offrono lavoro, quindi magari dei negozianti che cercano personale o qualcuno che faccia compagnia ai propri genitori, e ci sono delle persone che stanno cercando lavoro. Quindi quello che è basilare è che ci sia uno stretto collegamento di questi coworking con i centri di orientamento lavoro e con i centri di impiego della zona. Scusate, allora mi sono fatta un po' dall'agitazione. Allora, un esempio tangibile di coworking che si trova a Roma è stato l'incontro tra un ingegnere e un'artigiana. Loro hanno aperto un negozio di coworking al centro di Roma, quindi fanno dei prodotti molto innovativi che vendono in questo negozio. Ma non solamente, loro hanno lasciato le porte aperte ed hanno permesso anche ad altri creativi di subentrare.
quindi anche questi altri creativi possono produrre all'interno del negozio, esporre e poi vendere questi prodotti. I tre vantaggi che abbiamo da questo modo di operare sono una comunità in cui si fa rete, il fatto che delle persone possano esprimere i propri talenti e come principio il fatto che essendo in tanti si possono condividere le spese. Veniamo quindi al nostro municipio, quello che stiamo chiedendo oggi. Allora, nel nostro municipio abbiamo il 9,8% di disoccupazione e il 55% è formato da ragazzi tra i 15 e i 34 anni. Quindi il municipio ha una serie di locali confiscati. Noi stiamo chiedendo alla Presidente e agli assessori competenti di individuare uno o più edifici, chiaramente saremmo più contenti se l'edificio fosse prioritariamente in periferia, visto che ci sono pochi servizi, poi anche procedendo verso il centro, da adibire ad attività di co-working. Chiediamo poi, peraltro, di predisporre atti e provvedimenti agli uffici per realizzare questo progetto. Vi ringrazio. Grazie, altri interventi? Consigliera La Zazzera. Sono breve. Grazie Presidente. No, in commissione abbiamo appunto affrontato questa tematica, abbiamo anche invitato persone che già svolgono questa attività di co-working e quindi è stato molto interessante ascoltare le loro esperienze. E io volevo dire due cose. La crisi, arriviamo appunto ad inventarci anche queste cose proprio per dare lavoro, come diceva la consigliera Alabiso. Perché? Perché la crisi economica e finanziaria ha avuto un impatto devastante sul mercato del lavoro. È unita alle politiche restrittive scellerate di questi governi, ha prodotto disoccupazione e povertà, alimentando ansia, insicurezza, solitudine. Pensiamo alle tante persone che di 40 anni, 50 anni che vengono licenziate, che non hanno più lavoro. Che prospettive hanno? Pensiamo ai ragazzi che vorrebbero costruirsi una vita, vorrebbero crearsi insomma qualcosa, invece non avendo la possibilità di lavorare molto spesso emigrano, quindi noi non siamo in grado di garantire lavoro a questi ragazzi. Quindi noi dobbiamo, è importante trovare risposte e rimedi di prossimità che mettano a valore il capitale sociale, relazionale, la competenza e l'operosità di queste persone, incentivando innovazione, autoreddito e produttività. Allora parliamo di co-working, un co-working solidale perché sostiene un progetto per un modello diverso di società e di economia, basato sulla cooperazione, non sull'individualismo della logica del profitto, che incoraggia la diffusione di un'economia fondata sullo scambio, sul dono e sulla sostenibilità. Cooperativo. Perché si basa sulla progettazione e il lavoro collettivo, favorisce l'inserimento lavorativo anche delle persone ai margini o persone deboli. Quindi anche con il co-working si possono diminuire le spese perché ci sono gli spazi condivisi. Al risparmio dovuto al mancato pagamento degli oneri e delle utenze tipiche di un ufficio. Ritornando ai governi, alla politica, io sono ottimista, spero e penso che con questo governo, con il nostro Ministro del Lavoro, credo che si apriranno diverse opportunità di lavoro per molti giovani. Qui mi piace dirlo perché è importante che ci sia questa prospettiva e non ancora cercare di inventarsi per dare lavoro a chi è disperato. Quindi
credo fortemente che in futuro molto prossimo il lavoro ci sarà per tutti, non solo per i giovani ma anche per i meno giovani. Grazie. Altri interventi? No, allora se non ci sono altri interventi... Ah, consigliere Toti. Voglio dire che senz'altro sono d'accordo a questa impostazione, anzi questa mozione io l'ho firmata, perciò la condivido completamente. Il discorso di promuovere nuove imprese, lo sviluppo del municipio, il discorso del 55% di giovani che si trovano in difficoltà nel nostro territorio, perciò fondamentale il sostegno e l'incentivazione. Ecco, sostegno e incentivazione, promuovere quello che fa il co-working, appunto forme di collaborazione e socializzazione tra i cittadini. Condivisione senz'altro e implementazione di rapporti sociali, di energie, di beni, di servizi. Un'altra caratteristica, io penso, importante, che deve essere anche questa motivo di sostegno al co-working, è il discorso che questo sistema permette di adattare anche attività lavorativa e orari, perciò anche questo è una cosa diciamo fondamentale per condividere questo approccio al problema lavorativo. E poi ecco il co-working, altro elemento essenziale del co-working è il discorso di essere un luogo oltre che di lavoro ma anche un luogo di incontro. Questa è un'altra caratteristica essenziale del co-working, perciò corsi, seminari, confronto con le istituzioni e confronto con quelli che sono gli uffici, l'assessorati di questo municipio rispetto a diversi problemi e soprattutto rispetto al problema del lavoro. E poi chiaramente anche un confronto e una condivisione con i comitati di quartiere, perciò con il territorio del settimo municipio. Perciò io vedo delle cose interessanti in questa mozione e per questo l'ho firmata condividendola pienamente. Sì, consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora io ho un'esperienza un po' diretta di co-working. So come funziona, so quali ambiti investe. Essenzialmente un punto importante a livello sociale, come diceva proprio il consigliere Toti, ma anche un luogo di passaggio di know-how e di conoscenza vera e propria, poi applicativa, affinché poi il lavoro si metta in pratica. È il tipico ambiente delle startups giovanili. Siamo convinti che un luogo di questo tipo pubblico sia assolutamente essenziale per queste attività, sia per il rilancio giovanile del lavoro, ma anche per l'integrazione sociale. Questo già è stato detto naturalmente, però a volte i coworking sono anche dei trampolini di lancio per veri e propri progetti di internazionalizzazione, e questo oltre che mantenere poi i ragazzi in Italia consente anche di stringere rapporti con chi sta all'estero, e questo è essenziale in questo mondo globalizzato che stiamo vivendo e sarà sempre più così, e dare la possibilità a tutti di esprimere il loro genio in qualche modo, un genio di tipo personale naturalmente, e ognuno ha delle virtù, ha delle conoscenze, ha delle prese di coscienza differenti in base poi alla percezione che ha del mondo, alle sensibilità che ha e al bagaglio culturale che porta dietro, e anche alla rabbia sociale in alcuni casi che poi, se ben convogliata in questi ambienti, possono produrre qualcosa di davvero importante per la società tutta. Quindi sono convinto che la Giunta si impegnerà
senza darsi pace, no? Su questo, tra virgolette, affinché si possa trovare un ambiente di questo tipo. E non sono sinceramente a conoscenza di coworking pubblici all'interno del Comune di Roma, forse in Fondazione Mondo Digitale c'è qualcosa, sicuramente non sono a conoscenza di uno che sia municipale. Io spero che il settimo municipio possa, se non esiste già, aprire la strada in questo senso e dare l'esempio anche a chi è già in questa amministrazione, ma anche chi verrà dopo, perché questi esempi vanno portati avanti e sta anche nella fiducia che vogliamo dare ai giovani, soprattutto nelle aree periferiche. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotto. Grazie Presidente, sarò brevissima perché mi trovo d'accordo in parte con quello che ho sentito fino adesso, perché anche io ho un'esperienza diretta di coworking, però c'è un punto che forse sfugge, perché se la mettiamo tutta dal punto di vista dell'inclusione sociale, della necessità di aprire nuove possibilità, è solo una parte. Non ci dimentichiamo che in questo momento quello che vale è la validità di un progetto che riguardi più giovani, che riguardi persone che sono invece già sul mondo del lavoro e hanno una difficoltà nel trovare per esempio uno spazio, un privato, una ditta individuale, potrebbe anche essere una società, cioè non leghiamo l'idea di coworking solo ad una situazione di svantaggio sociale, perché nella realtà non è prettamente così. Cioè, quelle società, quelle start-up alle quali facevate riferimento non sono tutte piccole start-up, a meno che noi non faremo, immagino, un avviso pubblico, non so, un qualche cosa dove c'è un taglio ben preciso, e questo diciamo non lo so, però attenzione, perché sul panorama cittadino, al di là del fatto che questi siano spazi pubblici o privati, non c'è solo diciamo un elemento di aiutiamoli perché loro non riescono, certo questo assolutamente sì. Anche se mi sento di dire che se ci guardiamo intorno su una situazione del genere non è detto che un coworking possa essere economicamente vantaggioso, poi è ovvio che l'amministrazione pubblica invece lo sposta su un target diverso, no? Con un canone agevolato, magari una roba del genere, oppure spazi in concessione, cioè, è una cosa diversa, ma oggi i coworking che ci sono e sui quali noi non possiamo però diciamo, fare finta che questo non esistano, perché sennò diciamo, sul mercato poi diventerebbero un oggetto, insomma, una distorsione. Ecco, dal punto di vista economico, a volte hanno una comodità unica che è quella di avere tutto un sistema di servizi che altrimenti il singolo, la piccola società, la grande società si dovrebbe trovare a gestire, quindi le utenze, quindi le connessioni, quindi le apparecchiature, tutto quello che serve per far andare avanti un'azienda. Quello che ci tengo a dire è che oggi il mercato del lavoro è competitivo da quel punto di vista, non tanto dal punto di vista del coworking, ma dalle sperimentazioni che ci sono dal punto di vista degli approcci sulle strategie del mondo del lavoro, e quindi non è detto che noi diamo sì uno strumento, ma attenzione, perché poi a sopravvivere purtroppo oggi nella giungla del mercato del lavoro c'è ovviamente la validità del progetto della società o della start-up innovativa, per quanto possa essere innovativa, ma oggi non è più una piccola nicchia, stanno diventando, grazie anche a dei contributi europei e anche ad una normativa nazionale che si sta piano piano adeguando da questo punto di vista e quindi obbliga anche le amministrazioni locali a farci caso, obbliga anche a entrare in un sistema diverso. Dire, e questa è la parte che mi lascia un po' più in dubbio, dire che questo aiuta solo quei giovani che sono in una situazione di difficoltà è solo un aspetto. Ci tengo a dire che invece io credo che l'amministrazione debba rivolgersi anche all'altro aspetto, cioè a tutte quelle piccole, grandi, già avviate società, associazioni culturali, no profit, SPA, SRL, quello che insomma sta sul mercato del lavoro ma che è in un'oggettiva fase di richiesta diciamo, sul mercato di spazi dove poter fare la propria attività, e trova un'amministrazione di prossimità che gli mette a disposizione diciamo, l'immobile o quello che riesce a trovare. È ovvio che sul percorso prettamente amministrativo, insomma, è questa amministrazione che dovrà segnare il tracciato e poi magari approfondirlo in un'altra seduta e cercare di capire come si farà, come si assegnerà, quale sarà la procedura. Quindi diciamo, al momento attendiamo di capire come sono i risvolti. Grazie. Altri interventi?
No. Dichiarazioni di voto? No. Allora, se n'è andato uno scrutatore, scrutatore Carlone. Allora, votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio chiude alle 17:15. Ah già, non ho detto che se proviamo, io ho voglia di andarmene oggi. Favorevole con 17 voti. Dunque, favorevoli sono 17 voti e astenuti 2, quindi viene approvata la mozione. 17:15.